Ciao a tutti, questa è la seconda sessione della nostra campagna di Monster Hearts, con la seconda edizione, ambientata nella città costiera di Seaside, Oregon, specificatamente nel Seaside High School, seguendo le vicende di Damien, che è un infernale che ha fatto un patto con una fata, chiamata Mab, per salvare la vita a sua madre. Zed, che è un ghoul ed è stato assemblato da due cadaveri e ha una fame eterna di carne umana, ma la tiene a bada con nutrendosi della paura delle persone. E Cliff, che è un ragazzo problematico che a seguito della separazione dei genitori è andato a vivere con lo zio, ma scappando di casa si è perso nel bosco, è stato salvato dalla stessa fata dell'infernale Mab ed è stato toccato da questa fata ed è rimasto cambiato. Allora, un brevissimo riassunto di che cosa, dove abbiamo lasciato i nostri personaggi la scorsa sessione. Allora, innanzitutto a seguito degli scambi in mensa, Ava, che è una ragazza sulla sedia a rotelle, che è molto amica di Cliff, lo stava invitando a casa sua, ma a seguito delle prese in giro da parte di Mia e il suo gruppetto di cheerleader, si è imbarazzata e è andata via. Cliff ha voluto affrontare Mia e il suo gruppetto, le ha sputato in faccia, facendo capire che persona di merda che è, cosa che effettivamente ha un po' colpito le sue amiche, tra l'altro soprattutto Chen, ma Mia andrà a dirlo al suo fidanzato Mason, che è il quarterback della squadra di football del liceo. E quindi Cliff per tutti è un uomo morto, tra virgolette, perché sicuramente vorranno menarlo. Zed, diciamo, di sotto lui pranza con Damien, visto che sono molto amici, visto che hanno in comune la passione per il prog rock, però vede che Damien stava parlando con Sofia, che è la figlia dello sceriffo, per una questione irrisolta dello sceriffo che gli aveva beccati con dell'alcol, che poi però grazie ai poteri di Damien, grazie alla fatta Mab, l'ha fatto sparire, anche se lo sceriffo non ci vede proprio giusto ancora. Quindi Zed lo lascia un po' fare, va a parlare con Oliver e Dylan, va a pranzare con loro, perché Oliver ha una band, anche se fanno solo cover degli Oasis, e Dylan invece vorrebbe magari cambiare genere. Cerca di parlarci per lavorarsi un po' Dylan, ma fondamentalmente gli esce un po' male una frase su Oliver, facendomi capire che ha gusti di merda. Quindi Oliver se ne va incazzato, portandosi appresso Dylan, anche se Dylan magari voleva stare lì. Nel frattempo, invece, Damien effettivamente parla con Sofia e Sofia sembra molto interessata e lo invita a studiare a casa sua. Si inventa una lezione di cui magari servono degli appunti, anche se Damien magari intuisce che c'era qualcos'altro sotto. Zed però rimane anche abbastanza offeso da questa vicinanza fra Sofia e Damien. Non si sa ancora bene perché, però Zed ha già assaggiato la paura di Damien e forse sente una sorta di possesso verso di lui. Comunque, incazzato, va via. E va in bagno a vomitare quello che ha mangiato perché non può trattenere il cibo visto che è un cadavere ricucito. Lì in bagno incontra, cioè sente piangere nel bagno femminile qualcuno, senza entrare ci parla attraverso la porta, vede che è Ava. Ava gli chiede questo favore di restare fuori per non far entrare nessuno finché non si ricompone, e quando esce effettivamente Ava ha apprezzato molto questa gentilezza da parte di Zed e lo invita a prendere un caffè quel pomeriggio stesso. Diciamo, la giornata va avanti con Cliff che ha effettivamente paura di essere minacciato da Mason e decide di scappare via, non fa le lezioni pomeridiane. Nel frattempo invece Damien va a parlare con Mab e per parlare con Mab di sotto ci parla attraverso gli specchi o gli specchi d'acqua, infatti ci parla attraverso la fontanella d'acqua e Mab gli chiede un favore.
gli chiede fondamentalmente di tranquillizzare Ava, di darle una cosa che gli fa trovare dietro alla fontanella. Infatti dietro trova una scatola di macaron, anche un po' con una grafica démodée da Art Nouveau, e ci sono questi dolcetti che però si è intascato e deve ancora decidere che cosa farne. Anche perché effettivamente tutti iniziano a sentire che Mason vorrà andare a menare Cliff, che però è scappato da scuola, si è saltato le lezioni pomeridiane. Invece Zed andrà al caffè, perché c'è questo punto di ritrovo che è il Foggy Harbor Café, che è tendenzialmente il ritrovo degli studenti, dove peraltro lavora la mamma di Damian. Infatti Damian non ci va mai troppo volentieri, perché non vuole mischiare scuola, famiglia. E invece Damian va a casa di Sofia. A casa di Sofia lei sembra un po' provarci con Damian e gli rivela quello che sa di Zed, dicendo che è una brutta compagnia, perché lui non lo sa ancora, ma pare che alla scuola vecchia, visto che Zed si è trasferito lì da poco, vive con suo padre, che gli altri non lo sanno, però è quello che l'ha creato all'interno di un faro che ha ristrutturato. E Sofia dice che ha sparato a un compagno di scuola, della scuola vecchia. E il padre lo sa perché gliel'hanno fondamentalmente detto per la fedina penale, di motivo per cui è stato trasferito lì. In realtà non è vero niente. Però Damien inizia a sospettare che l'amico ti nasconda qualcosa, anche perché non. Cioè, inizia comunque a sospettare di lui anche dalla questione dell'alcol, cosa che in effetti Zed ha fatto apposta, tendenzialmente. Quindi Zed vorrà. Deve fare chiarezza, quindi scappa via di casa di Sofia, che vorrebbe invece trattenerlo lì. C'ha un po' di pensieri per la testa, va via in bici, scivola, e scivola proprio davanti a Zed. Loro hanno questo scambio dove Damien gli fa capire che sa che. Ha capito che gli nasconde qualcosa. Zed fa uno più uno e intuisce che Sofia deve averle detto qualcosa, ma sente la paura che Damien inizia a provare per lui. E quindi questa cosa, oltre a eccitarlo sessualmente come mai prima d'ora, gli fa perdere il controllo sulla fame di carne umana. Riesce però a non assalire il suo amico e corre via a casa per sbollire, dando però buca a Ava, mentre Damien fondamentalmente va via a casa sua anche lui. Quindi entrambi sono andati a casa. Cliff invece ha passato il pomeriggio nel bosco, e nel bosco incontra ancora Mab, che Cliff gli chiede aiuto, gli spiega tutti i suoi problemi. E Mab gli dice: guarda, che in realtà puoi stare qui, basta che facciamo un gioco. È un gioco che puoi fare spesso se impari come fare. E serve o un cappio, una pistola, della candeggina. Gli fa capire comunque che vuole che si suicidi. Cliff ha un attimo di cedimento, va effettivamente a casa a prendere la pistola dello zio, ma lo zio torna a casa proprio in quel momento. Cliff, quasi incurante di tutto, non fa neanche niente per nascondere il fatto che ha preso la pistola. Lo zio quindi smatta, gli intima di tornare a casa per parlarne, e Cliff vede nel riflesso nella porta di casa, che c'ha un vetro al centro, la scena di quello che sarebbe successo, o così lui immagina, che fondamentalmente si vede in questo bosco perennemente coperto dal tramonto, dove gli sono sbucate delle ali da libellula come a Mab, e intuisce che non sarebbe più potuto tornare indietro da lì se avesse fatto quello che Mab gli stava facendo. Peraltro non abbiamo detto la scorsa sessione, ma questo vale, visto che tendenzialmente lo decide Cliff quando attivare questa cosa, come se Mab gli avesse rotto una promessa, perché fondamentalmente per lui gli ha detto: scusa, ma tu mi hai detto che potevo farlo più volte questa cosa, invece ho capito che se lo facevo sarei stato bloccato lì. Questa cosa attiva la mossa Fairy Contract, che dà una stringa su chiunque gli ha rotto il contratto, e in questo caso Mab, e poi può usare questa stringa, questo filo, per cose speciali che la mossa dice. Comunque, Cliff gli spiega la faccenda, che è stato minacciato a scuola, eccetera. Lucas, che è lo zio, però dice: guarda, che però non puoi andare a sparare
cioè, se qualcuno ti minaccia e li spari, Cliff, cioè, che chiaramente capisce che non ha scuse, e crollando chiede a Lucas che vorrebbe vedere sua madre Lora. Lucas dice: va bene, la chiamo. Lora abita in un paesino vicino a Seaside. Un paio d'ore in macchina, non l'abbiamo mai troppo specificato, però sappiamo che era sempre in Oregon, magari più nell'entroterra. E quindi la invita per cena, visto che è pomeriggio, tardo pomeriggio. E mi sembra che non c'è altro da aggiungere, ditemi se ho dimenticato qualcosa. Io non ricordo se Zed è ancora Darkest Elf o No, perché gli passa quando rimane. Una delle clausole per uscirne è rimanere chiuso da solo per riguadagnare compostezza. Ed effettivamente lui è ok. andato. Cioè, avendo mantenuto il controllo contro di te, è poi andato diretto a casa, gli è passato. Sì. La cosa che non abbiamo specificato, però vabbè, lo ricordiamo adesso, è che a seguito della mossa mantenere il controllo, Zed avrà un più uno prossimo se indaga su Sofia, e invece Cliff ha più uno prossimo se indaga su quello che ha visto nello specchio, sul suo futuro fatato, tipo guardando nell'abisso, ad esempio, che non l'ha ancora fatto. E invece Damien, niente, hai questi dolcetti ancora nello zaino e sei andato a casa. Tra l'altro, appunto, ripartirei qui, è tardo pomeriggio. Damien, tu sei a casa, come intendi passare la serata? Beh, io sto pensando a tutto quello che mi ha detto Sofia. Immagino che sto per lo più chiuso in camera a pensarci. Mia madre non so se torna per la sera per la cena per via del Sì, lavoro no, probabilmente ti ha lasciato al qualcosa bagno. da mangiare in frigo. Che però Ok, è una. allora. Cioè, siete abituati a fare così. Ok, anche quello lo prendo, diciamo, lo porto in camera, rimango lì, metto su un qualche disco di prog rock cioè, principalmente rimugino su quello che è successo. Tendenzialmente comincio ad avere qualche dubbio su quello che mi ha raccontato Sofia, però diciamo, sono ancora dell'idea che Zed mi nasconda qualcosa. Certo. Ok, quindi fondamentalmente tu passerai la serata lì in camera a ascoltare musica e a riflettere su tutto quello che hai cioè, appreso questa giornata. Sì, Giusto? l'opzione sarebbe andare a cercare Ava, però non penso di essere nelle condizioni di farlo. Fino anche perché tanto con Ava. Perché Ava? È per i macaroni, Ah, no, ok, già per quello dici. Sì. no? Sì. Quindi sì, Ah, diciamo, non so è. quanto si conservano i macaroni, non so se vanno male, No, beh, quindi. allora sono dei dolcetti secchi, quindi resistono Ok. abbastanza. Non hanno tipo della crema o. Cioè, hanno una sorta di marmellata dentro, però sì, nel senso sì, sono abbastanza resistenti. Anche perché sulla scatola non c'è una data di scadenza, perché sembra proprio vecchia, sembra proprio Sono tipo inizio secolo. già scaduti. Esatto, cioè nel senso. Ok. Ok, invece Zed, tu sei tornato a casa e ti sei chiuso nella casetta del faro, immagino. E Sì. così ti fai passare la fame che stavi sentendo, che per poco ti ha fatto aggredire Damian. Che cosa pensi? Sì, allora io mi immaginavo più che quando arrivo a casa in quelle condizioni è proprio mio padre che tipo mi incatena. Ah, è una cosa che era già successa, quindi. Cioè Sì, secondo me sì. che è una prassi che avete. Va bene, quindi avete la Sì. cantina del faro, che all'epoca fungeva Esatto. da magazzino per il custode del faro, però ovviamente il faro è dismesso, però la cantina c'è ancora. Quindi Esatto. effettivamente lui ha queste chiavi che tiene nel suo studio, che aprono la porta che dà alla cantina, e quindi tu gli fai capire che hai bisogno di essere legato lì. Esatto, per farmi passare la fame fondamentalmente. Ok, allora dopo un po' effettivamente. Voi sapete che in un paio d'ore lui poi viene a vedere come stai. E quindi sei Ok. rimasto lì legato, incatenato nel buio. Ci sono una finestrella che dà sul,
sul retro della casa dove c'è il mare, fondamentalmente. E che cosa pensi mentre sei incatenato lì? Beh, il pensiero fisso è che voglio capire come mai Damien era così terrorizzato da me e vorrei capire a sto punto cosa gli ha detto Sofia. Ah, vuoi guardare nell'abisso? Sì. Perché fondamentalmente non abbiamo ancora visto come tu guardi nell'abisso. Mentre sappiamo che Damien e Cliff passano per Mab per guardare nell'abisso, Ok. o no, neanche per Mab per forza, ma per gli specchi per guardare nell'abisso, per Zed non lo sappiamo ancora. Quindi può essere o una cosa estremamente mondana, tipo cerchi su internet, sui social. Ok. Oppure mi dici tu che co com come Zed guarda nel suo abisso? Stavo pensando a qualcosa legato al fatto che sono morto, fondamentalmente, però. Ma può essere. Sì, non mi viene in mente niente di particolare in realtà. Può essere che in realtà hai queste intuizioni quando rimani legato in Quando cantina. E quello lì è il tuo abisso. ok, sì, potrebbe starsi effettivamente, visto che comunque ci devo stare delle ore fin quando torno normale. Ok, perfetto. Quindi sappiamo che tendenzialmente tu hai questo tuo abisso resti in questo stato di. Io mi immagino quasi ti spegni quando sei legato lì. Per così tanto tempo, cioè una sorta di. La tua condizione di vita diventa un po' discostante e quindi riesci a vedere delle cose che sono già successe o hai delle Sì. intuizioni che non capisci da dove ti vengono, ma che a volte sono vere. Quindi niente, sei lì Ok. fondamentalmente nell'oscurità della cantina, legato a queste catene, sentendo questa fame atroce che ti stringe le budella, tirami più dark, tu hai più uno. In realtà hai più due perché stai usando il tuo più uno prossimo, che ti cancello. Quindi 8 più 2, 10 Quindi allora. 8, 10, esatto. Con 10, guardare l'abisso. 10 più l'abisso ti fa vedere delle visioni lucide e hai più uno prossimo per affrontarle. Direi che quello che vedi è proprio la scena che c'è stata in camera di Sofia. È come se davanti a te si manifestassero delle figure spettrali appena accennate di Sofia e Damien e sentire la loro voce che rimbomba un po' nella tua testa, un po' nella stanza. E senti Sofia dire: "E tu non lo sai, ma lui ha sparato a un compagno di scuola nella scuola vecchia. Non, è pericoloso, non dovresti frequentarlo." E ti do più uno prossimo su Sofia e Damien. Come reagisci di fronte a questa illuminazione che hai mentre sei lì a militare? Mi fa incazzare come una bestia perché è assolutamente una bugia e sto già pensando che quando poi mi sarò un attimo, come dire, sollevato dalla mia fame, devo assolutamente parlare con Sofia e Damien. Tra l'altro, quasi mi Mi si è dimenticavo, attivata una sì, mossa. tu hai Esprit de Corps. Quando guardi Esatto. nell'abisso, l'abisso condividerà con te una sua fame. Tratta questa fame come una delle tue fami, ma quando viene saziata fa esperienza e la perdi fondamentalmente. E Allora, questa me la assegni tu, immagino, allora. Giochi sì, perché io ti gioco l'abisso e l'abisso l'abisso, condivide con certo. te la sua fame. Allora, sto pensando a che fame potrebbe darti l'abisso. In questo caso. Allora, come hai detto che reagisci quando vedi questa cosa? Sei arrabbiatissimo, Sono giusto? molto arrabbiato perché diciamo che Sofia ha detto sta gran bugia a Damien e Damien ci ha creduto, o perlomeno penso che ci abbia creduto e Beh, quindi sono diciamo che molto la sua incazzato e confuso. reazione effettivamente ti fa pensare questo. Ti dà Esatto. fame di violenza.
Quindi senti questa rabbia che ti si che ti fa prudere le mani. In questo momento entra tuo padre, tra virgolette. Quindi entra Benjamin, vedi la luce della porta che si apre, c'è cioè questo raggio di luce che ti illumina, ti dice: stai meglio? Posso liberarti? Sì. Adesso sto meglio, mi è passata per ora. Lui scende, inizia a liberarti. Fai qualcosa per mascherare l'incazzatura? No. Okay, allora direi che lui se ne accorge. Ti libera, dice: vedo che ti è passata la tua brama, ma sei arrabbiato. E vedi che estrae un taccuino e inizia a scrivere qualcosa. Che cosa ti è successo? Puoi parlarmene? Non ho voglia di farmi psicanalizzare ancora da te. Sono fatti miei problemi con un paio di ragazzi a scuola. Lui sorride e ti dice: sì, hai ragione, scusami, hai bisogno dei tuoi spazi, però ho un regalo per te. Un regalo? Sì. Gentilezza? Lui fa una faccia un po' sorpresa e dice: beh, un padre non può fare regali a suo figlio? Sì, diciamo di sì. E dice: vieni, che è di sopra. E ti accompagna. Ok, salgo. Sali e tu vedi fondamentalmente sul tavolo del piccolo salotto della casetta del faro dei vestiti. Sono ben piegati, sono un po' di resti vecchi, anche se sono molto ben tenuti e comunque di buona qualità. Sicuramente non sono il tuo stile. Come si veste Zed? Zed si veste abbastanza casual, jeans, maglietta, il suo bomber preferito. Sì, ma quelli lì invece sono un po' più da prep, quindi c'è tipo una polo, dei pantaloni khaki, delle scarpe che sembrano comunque sportive ma più eleganti delle tue. E sono sicuramente vestiti che sembrano un po' più posh di quelli che stai vestendo tu. E ti dice: dico, vorrei cioè ti volevo regalare questi. E lo guardo e gli faccio: perché dovrei vestirmi come un damerino? C'è qualche festa a cui dobbiamo partecipare che non mi hai detto? Lui ridacchi e dice: beh, no, non sono da damerino, sono comunque da giovani, no? Ah, penso che tu mi abbia mai visto vestire un Apollo. Sai che io sono molto più sciallo di solito. E ti dice: comunque, ti potrebbero aiutare con la fame? Non capisci questa perché, cosa però. Infatti questa cosa mi incuriosisce e glielo chiedo: con la fame in che senso? Sto ancora facendo degli esperimenti in proposito. In realtà non posso dirti altro. Ok. Ovviamente in realtà, cioè, nel senso, è molto, lo vedi che è un po' schivo. Ok. Facciamo che per ora mettiamo le scarpe, visto che le mie sono bucate e logore. Lui, per il resto ci penserò. Ti sorride e dice: vabbè, se non sono di tuo gradimento, perché vabbè, stai seguendo una moda diversa, puoi almeno mettere questo. E prende da sotto la polo una catenina, cioè una collanina con un piccolo monile a forma di ancora. Sembra molto paterno quando te lo dà, quasi come se fosse una cosa che per lui è importante come gesto.
Ok, io la noto questa cosa ovviamente. Sì. Va bene, lo accetto. Non so cosa ti succede oggi che sei così gentile, però lo accetto volentieri. Lui sorride E e dice: mi vabbè, indosso la catenina. le scarpe chiaramente se vuoi mettitele. Lui ti fa mettere la catenina, ti guarda, ti sorride, viene e ti dà un bacio sulla fronte. È strano. Cioè, nel senso, avete comunque un rapporto molto, comunque, disteso, però ti sembra molto più affettuoso oggi. E ti dice, ti sta molto bene. Ok, io lo guardo un po' stranito, però gli accendo un sorriso e gli dico, ok, se non c'è altro io andrei in camera mia, ho un Sì, po' di cose su cui riflettere. vai, vai pure. E niente, ti fa salire. Cliff, tu dove aspetti tua madre? Cioè, come passi queste 2 ore prima di cena? Cenerete un po' più tardi, verso le 9, tipo. Però la Eh state sì. Sì, aspettando. beh, mi immagino la scena che sono sempre seduto sul divano e guardo fuori dalla finestra in maniera abbastanza insistente per vedere quando arriva mia madre. Ok, quindi fondamentalmente resti lì con Lucas. Magari lui ha acceso la televisione su un programma inutile per far comunque passare più velocemente queste 2 ore e aspetti tua madre, giusto? Sì, fondamentalmente aspetto il sì. Ok, direi che mentre sei lì che aspetti in salotto, vedi, visto che guardi insistentemente fuori, ai limitari del bosco, Mab che esce da un albero, come se ti stesse aspettando, ai limitari del bosco, ti stesse guardando. Del resto le avevi detto che saresti tornato presto. Sì, immagino che non riesco a parlarle. No, devo parlarle per parlarle, insomma, non posso Sì, però le puoi parlare. parlare attraverso uno specchio, non sei costretto ad andare nel bosco. Sì, ok. E allora dico a mio zio che vado un attimo in bagno e vado in bagno. Ok, ti chiudi in bagno, lui vedi che è un po' titubante nel lasciarti da solo, però del resto non può tenerti sott'occhio sempre, ti chiudi in bagno. E se guardi nello specchio, vedi che dall'altra parte dello specchio c'è Mab. Con i suoi occhi verdi, le ali da libellula che le sbucano dietro, sembra un po' preoccupata. Ti dice: Ti stavo aspettando nella foresta, cosa è successo? Dico, mentito. No, il gioco non funziona come hai detto. Lei resta un po' offesa e dice: ma ti ho detto che era un gioco che dovevi imparare. Avresti avuto tutto il tempo di impararlo a casa con me. Gli dico. E non credo che io voglia stare a casa con te. Lei vedi che proprio rimane molto turbata e dice: no, non fare questo alla tua mamma. Faccio un sorriso e dico: tu non sei mia madre. Lei resta, fa proprio un passo indietro, quindi vedi che è come se si allontanasse dallo specchio, diventa più piccola, e dice: non dire cose di cui poi potresti pentirti. Aspetta, cosa le dico? Solo un attimo. Beh, rido e dico:
tu non mi vuoi realmente bene. Mi dico, non, dubito che sei stata tu a salvarmi a questo punto. Siccome la stai gelando? Ah, visto che hai letto... Sì, siccome sì. Per lei è un gelare. Tu dici, siccome non mi vuoi veramente bene. E inoltre hai anche detto, in realtà non mi stavi neanche salvando. Ah, ok, posso gelarla. Posso... Sì, no, assolutamente, tu cioè, potete gelare anche... Sì, sì, no, adulti, perché la vedo sempre come un'entità superiore. Beh, no, del resto è un filo su di lei, quindi... Sì. Peraltro, sì. Visto che è un filo, nel caso, a posteriori, puoi avere un +1 al tiro. Adesso vediamo. Se fai tipo 6 e ti serve, o 9, non so. Ah, tu intanto a gelare hai -1. L'ha fatto? No. Non funziona meglio. Ok, fatto 6 e 4, 10, fatto 9 in realtà. Sì. Ah, se vuoi puoi spendere il filo che hai su di lei per fare 10, se no ti tieni il 9. Aspetta, che differenza c'è? Aspetta che guardo solo un attimo. Che con il... la differenza vera è che con il 7-9 ti dà una condizione anche lei, con il 10 invece no. No, allora 10, dai, consumiamo subito questo coso. Ok, perfetto. Tanto comunque una delle cose che puoi fare è riprenderti una un filo. Sì. Posso quindi prendere un filo, darlo una condizione o prendere il +1 prossimo. +1 prossimo a prescindere, non conto di lei. E tra l'altro a prescindere da tutto l'hai comunque gelata, eh? Sì, quindi le do comunque una condizione. No. Le dà una condizione solo se scegli di dare una condizione. Tendenzialmente adesso le due cose che puoi fare è o ti ripigli il filo, però l'hai gelata, sì. Le dai una condizione. E quindi questo gelarla cosa vuol dire? Che lei... Che lei si sente... Esatto. Ok, anche senza condizione, quindi. Sì. La condizione semplicemente è che inoltre... Le persone la vedono così e anche lei potrebbe sentirsi un po' così. Ok. E quindi... Nello specifico Damien, tipo, visto che... Prendo un +1 prossimo. Ok, te lo segno. Sì, perché dopo il filo su eBay, non so. No, prendo un +1 prossimo. Quindi hai +1 prossimo per confrontare l'abisso e +1 prossimo in generale. Tu le dici questo, le dici, tu secondo me non mi vuoi bene e non sono neanche sicuro che mi stessi salvando. Lo specchio vedi che si crepa e lei ti grida e ti dice, puoi scappare quanto vuoi, ma non puoi scappare da chi sei tu. E scompare. Pam, 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 pam. Va bene, allora... io faccio finta di fare un movimento brusco, faccio cadere lo specchio e così. Sì, Lucas chiaramente ti bussa per capire se è andato tutto bene, per vedere che lo specchio è rotto. Lui dice, cacchio, sì. Non ti si può lasciare da solo veramente mai. Va a raccogliere i cocci, non succede nient'altro finché non arriva l'ora. Okay. Ora la cena con l'ora. Ovviamente lei è molto felice di vederti, preoccupata, quindi quando arriva ti abbraccia, eccetera. Aspetta, mi abbraccia. Sì. Com'è questo abbraccio? Era una cosa che mi chiedevo dalla... Beh, lei... dunque, non abbiamo mai specificato il motivo di perché tu te ne sei... Cioè, tu te ne sei andato perché le hai dato nella tua testa la colpa della separazione. Sì. Lei è sempre stata molto comunque preoccupata per te. Cioè l'abbraccio che senti è comunque sincero. La domanda che mi faccio è migliore l'abbraccio di Mab o l'abbraccio di mia madre?
Questo non lo puoi dire solo tu. Questo lo posso dire solo io. Sì. Ok. E quindi trovo confortante l'abbraccio di mia madre. Okay. Cioè, trovi quindi più confortante quello di tua madre piuttosto che quello di Mab. Quindi quello di Mab in che modo è meno confortante? È meno confortante di quello di mia madre perché in questo momento sento che l'abbraccio di mia madre è sincero. Ok. Dunque, ti ha abbracciato in modo appunto molto amorevole. La cena va avanti abbastanza strana, nel senso che nessuno ha molta voglia di parlare, fin quando a un certo punto tua madre ti chiede che cosa vuoi fare, se vuoi tornare a casa con lei o no, dicendo guarda che non c'è nessun problema, tuo zio Lucas sì, lo abbiamo fatto diventare tuo tutore perché abbiamo capito, cioè abbiamo rispettato quello che stai provando, ma sappi che tornare a casa è sempre un'opzione, ci servirà solo un po' di tempo per trasferirti dal liceo di Seaside a quello di casa, o se vuoi puoi continuare, beh oddio 2 ore un po' tanto, ma sì, ti dovrebbero trasferire nel caso. Io rimango compiaciuto di questo invito tra virgolette che fa mia madre. Mm-hmm. E quindi le dico che sì, volentieri tornerei a casa con lei, ma che vorrei salutare i miei amici qua prima. Ah sì sì, lei dice lei sorride, ti abbraccia di nuovo e dice certo, nel frattempo chiamerò il preside e organizzerò il trasferimento. Cioè è ancora quantomeno tutta almeno una settimana prima che vengano pronte le carte, e vedi che anche Lucas è abbastanza contento di questo, perché comunque capisci che anche per lui era, considerando anche tutta la scenata che hai fatto era problematico. E ok, quindi tendenzialmente poi lei torna poi a casa, hai questa promessa del fatto che organizzerà il trasferimento dalla vecchia scuola a quella nuova. Sì. Sì, ok. Va bene, va bene. Ok, la saluto e l'abbraccio prima che vada via. E, sì, sì. E, l'unica cosa che va la porta. Sì, sì, sì. L'unica cosa che noti mentre stavi tornando, stai lavando i piatti, eccetera, è un breve scambio fra Lucas e tua madre. E Lucas dice a tua mamma allora, beh dai, li stai origliando mentre tipo stai facendo i piatti. Mm. E dice, vabbè dai, sono contento, cioè per me non è stato un peso tenerlo a casa. Tra me e lui c'è sempre stato un buon rapporto, però sono contento comunque che torni da te, è più giusto che stia con sua madre. E lui dice, sì sì, dai, avevo paura di averlo perso. E poi Lucas dice, ma non pensi che sia il caso di dirglielo però? E Laura rimane un po' zitta e dice, non me la sento adesso. E Lucas dice, sarà un problema forse dopo. E Laura con una scusa dice, sì sì, vabbè, vabbè, devo andare, e va via. A meno che non vuoi intervenire in questo momento. Sì, interveniamo in questo momento, come faccio andare via? Lascio i piatti lì dove sono, e vado fuori dalla cucina e guardo mia madre, e guardo Lucas e dico, di cosa state parlando? Lucas fa uno sguardo un po' come se fosse stato colto con le mani nel sacco, e anche Laura, Lucas guarda Laura per dire vabbè diglielo, e dice no no ma tesoro, ma niente, una cosa che non ti riguarda, vabbè vado a torno a casa che sennò arrivo a casa veramente tardi, allora organizzo il trasferimento.
e fa per andarsene. Ok. È sicuro, vabbè, ti sta nascondendo qualcosa sicuramente, diciamo. Sì, solo che cosa posso fare? L'unico modo per fartelo dire sicuramente è se spegni una stringa su di lei, o quantomeno così sai che cosa devi fare per fartelo dire. Ma non ce l'hai. No, sì, non ce l'ho. Quindi o la geli, oppure lei non te lo sta dicendo. Ok, potrei fare una scenata, insomma. Eh sì, cioè o fai una scenata a tua madre, ma oppure se non vuoi la lasci andare, basta. Se no, guardi nell'abisso. Sì, guarda nell'abisso, però. No, facciamo che io ho ancora il piatto in mano, e lo smacco per terra e dico... le dico, non mi stai dicendo la verità come al solito, come facevi con papà. Sì, girala pure. Hai più uno prossimo, quindi tiri con più zero. Sì. Questo è gelare anche questo. Sì, sì. Tiri più zero perché hai più meno uno più uno, zero. Allora proviamo a fare questo qua. Tac. No, non me lo prende. Tendenzialmente basta che schiacci il tasto più, cioè il tasto sopra, e ti rifà la stringa. Sì, ma non 8. 8. 8 puro, ok. Quindi con 8 ti dà una condizione, però tu scegli qualcosa. Tra perde una stringa, non ne ha, se lei non ne ha, ne prendi tu una, gli dai una condizione e prendi una prossima. Ok, chi va prima? Vai prima tu, vai prima io? Allora, ti direi che... dunque, tu hai spaccato il piatto a terra, giusto? E le stai facendo questa scenata? Allora, com'è che si dice? È problematico. Ma lei mi dà problematico. Sì. Il che significa che, ovviamente, questa cosa non è che può essere successa a scuola e la gente ne parla, ma un po' ti si vede in faccia, e quindi la gente comunque in qualche modo andrà avanti a parlare di te, di quanto sei problematico con la famiglia, eccetera, e comunque il fatto che lei te lo sta facendo pesare può essere che anche tu stesso a un certo punto ci credi di essere un ragazzo problematico, che del resto stavi per suicidarti. Sì, il minimo è. Quindi se la gente sfrutta questa cosa quando facendo una mossa contro di te, ha più uno. Okay. Quindi lei, quando spacchi effettivamente il piatto a terra, dice: Cliff, ma che cosa stai facendo? Scegli tu che cosa prendere. Io prendo un filo su lei. Ok, il filo lo puoi usare per convincerla, cioè farti dire che cosa devi fare per farle fare qualcosa. Tra le varie cose. Sì, infatti potrei fare questa mega combo e quindi chiederle... Esatto, infatti pensavo che fosse l'obiettivo fin dall'inizio. Sì, sì. E quindi spendere subito il filo per tentarla di fare quello che tu vuoi. Sì. Nel caso dei PNG o lo fanno, oppure se non vogliono farlo, però ti devono dire o far capire che cosa dovrai fare, dire o minacciare per farglielo fare. Lei, visto che hai speso questo filo, lo fa. Visto che poi Luca si mette in mezzo e dice: beh, allora forse è il caso proprio che glielo dici. Lei sospira e dice: non sono stata completamente sincera con te. Si avvicina, si mette accucciata davanti a te per stare un po' più alto livello, e ti dice: mi sto vedendo con un'altra persona. E dopo papà.
l'abbraccio. Lei si mette a piangere e ti dice: tesoro, mi dispiace di non avertelo detto. Poi ti prende la mano, se la mette sulla pancia e dice: e avrai anche un fratellino o una sorellina. Beh, questo è un po' uno shock, penso, per Cliff. Domanda, per te ti conta come se lei abbia rotto una promessa o no? No. Ok. Ma immaginavo molto peggio. Ok. Quindi diciamo che come giocatore sono sollevato e probabilmente anche Cliff è un po' sollevato. Ok, quindi Cliff tendenzialmente questa cosa di lei che ha un altro, cioè un'altra relazione oltre a suo padre, gli sta anche bene. Sì, gli sta. Sì. Ok, perfetto, quindi tendenzialmente tu puoi andare a dormire sapendo che tua madre comunque ti farà il trasferimento. Ci avrai un fratellino e una sorellina, tutto a posto, giusto? Ok, perfetto. Sì, penso di sì, perché immaginavo un po' cose peggiori, quindi immagino che Cliff immaginava cose peggiori, quindi questa cosa qui al momento gli sembra una cosa positiva rispetto okay. a quello che pensavo. Perfetto. Allora, è notte. Damien, ti svegli nel cuore della notte. E c'è un tic-tic-tic fuori dalla tua finestra. È come se fosse un ramo che per il vento va a sbattere, però in modo estremamente insistente. Beh, mi avvicino e mi affaccio, diciamo. La finestra è chiusa, quindi sì, è chiusa. Posto la tenda senza aprirla per vedere cosa. E vedi che cosa c'è di là? Appollaiata sul ramo c'è Mab. Con le sue ali da libellula, i suoi occhi verde quasi fosforescenti, ti sta guardando dalla finestra. In realtà ti rendi conto che non era il ramo che faceva tic tic, ma era il suo dito. Le apro la finestra e le chiedo cosa ci fa qua. Lei ti dice: io ho aiutato tua madre, ho bisogno del tuo aiuto ora. Si sta riferendo ovviamente al favore che le ho chiesto. Sì, le senso, chiedo. Sì, chiaro. Okay, sì, okay. Cioè, quello che c'è fatto che comunque okay. Ha salvato tua madre. Allora la guardi, dico: ah, quindi siamo arrivati al momento di pagare i debiti. Bene, vengo con te. Dove dobbiamo andare? Dice: no, ti devo solo parlare. Posso entrare? Ah, sì, entra. Mi faccio la parte, mi siedo subito. Inizia a fluttuare, non deve neanche sbattere le ali, fluttua semplicemente dal ramo ed entra in camera tua e si siede su una sedia in mezzo ai vestiti usati, eccetera. E ti dice: tu sai che quello che ho fatto per te è stato un gioco di prestigio molto difficile. Non far morire qualcuno che non sa giocare è molto difficile. Quello che ti sto chiedendo è molto più facile. Non basterà questo per pareggiare i nostri conti, però è un passo avanti. Va bene, dimmi. Si tratta di mio figlio. Lo conosci tu, vero? Cliff, sì, certo. Lo sto osservando attentamente da quando mi hai chiesto di dargli un occhio. Lei si fa molto triste in modo quasi teatrale e dice: mi vuole abbandonare. E un figlio che abbandona una madre è una cosa che non è giusta. Io la guardo e le chiedo: in che senso abbandonare? Cioè, lui non sta con te, lui ti conosce. Se ne vuole andare e non tornare più da sua madre, e si indica. E questo non è giusto. Ma cosa vuoi da me? Vuoi che lo convinca a rimanere?
Lei si alza, ti si avvicina. Tu dove sei seduto? O sei in piedi? Io sul letto, sono okay. Ai piedi del letto. Ti accarezza lo zigomo. Senti che odora di erba tagliata. E ti dice: sì, potessi convincere a restare, ma c'è una cosa molto più pratica che puoi fare. E vedi che gira la testa verso la scatola di dolcetti. E ti dice: potresti dargliele dovresti fargliele mangiare uno. E lei sta usando una stringa, sta usando un filo su di te. Okay. Il filo è ti sta tentando. E il filo. Sì, e il filo è ti sta. Perché anche i PNG possono usare i fili su di voi in modo leggermente diverso. Nel senso che ho anche altre opzioni. Ma una è uguale, che ti sta tentando a fare quello che vuole. Ti offre esperienza se lo fai. Ok. In questo momento gli posso solo fare la promessa di farlo. Esatto. La promessa... se tu prometti di farlo, già questo vale come esperienza. Ovviamente se poi non lo fai hai rotto la promessa con una fata, che non è tanto bello. Però, ok. Lei quindi perde una stringa su di te, va a uno... E se tu glielo prometti, fai esperienza. Ok, io quanto ho coscienza di questa cosa, delle promesse verso le fate? Nel senso che allora, a me mi puzza un po' la storia come personaggio che mi voglia far cominciare a dare da mangiare un dolcetto. Sì, allora nel senso. Però. Allora, non ne sai niente. È una cosa che puoi fare guardando nell'abisso tranquillamente. Ovviamente la cosa che sai è che comunque questa qua è una che ha dimostrato di saper curare una malattia mortale che aveva tua madre. Quindi comunque rompere una promessa a un'entità del genere, pensiamoci due volte. Ma per adesso non... Ti può venire in mente il fatto che magari una promessa verso un'entità di questo tipo sia particolarmente problematica, ma non è una cosa che automaticamente pensi. Ok, va bene, gli dico. Me lo comincio a. Basta sì. Che gliene fai mangiare uno, è già un inizio. Ok, va bene. Ok, segni quindi esperienza. Vai a 3 di esperienza. E lei ti dice: sì, è più importante che li mangi lui piuttosto che la sua amica. Del resto, se mi abbandona, non c'è neanche più bisogno di pensare a lei. Conservali per quando ti serviranno. Lei si alza, bene. Si sta allontanando verso la finestra, poi quando rimane un attimo ti dà le spalle e si gira soltanto con la testa e ti dice: c'è qualcosa che mi vuoi chiedere, già che sono qui? Se le faccio domande su Zed conta come... guardare nell'abisso? Vediamo. No, tendenzialmente adesso se le stai parlando le parli e basta. Ok. Vediamo poi se si applica o no. Allora, sì, le chiedo informazioni di Zed, dico... Beh, sì, c'è il mio amico Zed, non so se ci hai visto assieme, e Sofia mi ha detto delle cose che avrebbe fatto quando non era qui. Quando abitava altrove. Voglio sapere se sono vere. Lei ti sorride e ti dice: puoi guardare tu stesso. E vedi che mette una mano dietro la schiena e tira fuori uno specchio. Uno specchio di proprio sembra antico, di quelli che si portano a mano, quelli che sono grandi soltanto come il tuo viso. Te lo avvicina e ti dice: puoi guardare qua dentro se vuoi. Io mi affaccio e guardo nello specchio. Ah, guardi, sei nell'abisso. Tira più dark. Ok. Undici più dark mi sembra che è uno. Ma se anche 8, fosse meno uno, sì, è uno, hai fatto 12. Sì, perfetto. Quindi con 12 hai informazioni lucide e hai più uno prossimo per seguirle fondamentalmente. Okay. Allora, tu
guardi nello specchio e vedi Zed seduto su una panchina della spiaggia. È appena tramontato il sole e questa visione ti fa capire immediatamente che non è vero niente sul fatto che lui abbia sparato a qualcuno. E lo vedi esattamente come era lo Zed con cui eri amico, che tu ti sei sempre fidato di lui, e quasi forse pensi che sei stato uno stupido a pensare che potesse aver fatto una cosa del genere, e non capisci perché Sofia possa aver detto questa cosa qua. Poi però guardi meglio nello specchio e vedi che in realtà lui è chiaramente un cadavere. Se lo vedi in faccia attraverso lo specchio, ha gli occhi completamente bianchi, vedi i suoi tatuaggi e vedi che in realtà i tatuaggi svaniscono e ha sotto i segni di sutura. E dentro di te capisci che lui in realtà è morto. Non ha ucciso nessuno, è morto lui. E hai più uno prossimo per questa cosa. Quindi ti dai più uno prossimo per confrontare Zed. Come reagisci a questo? Sulla parte del che non ho ucciso nessuno, un po' me l'aspettavo, quindi non mi sconvolge molto. Già stavo cercando dentro di me di capire perché Sofia potesse avermi raccontato una balla del genere. Sì, diciamo che adesso hai la certezza che era una balla. Sì. Esatto. Diciamo, mi ha convalidato un dubbio che avevo. La parte del cadavere in realtà mi fa sentire meno solo, nel senso che c'è un'altra persona in questo paese, che è comunque un paesino piccolo, che porta su di sé dei pesi simili ai miei, diciamo. Io ho fatto questo patto con un essere malvagio, con quella sorta, fatato di cui esatto, invece... non si capisce bene, però lui esatto. Fai giusto esatto, in tempo invece... a sentirti un po' sollevato di questa cosa che stai dicendo, quando lui a un certo punto apre la bocca e vedi che ha dentro dei denti aguzzi tipo zanne, che ti fanno raggelare il sangue, nel senso che ti fanno capire istantaneamente che è pericoloso. Mab a questo punto toglie lo specchio. Che cosa? No, vai. Toglie lo specchio e dice: beh, spero che tu abbia avuto le tue informazioni nello specchio. Ora devo proprio andare. E mi raccomando, aiuta il mio bambino. E vedi che si trasforma in una libellula e vola via. Ok, vabbè, io richiudo la finestra e mi metto a letto a pensare all'ultima immagine che ha avuto di Zed con i denti aguzzi, e cosa possa significare. Vedi, non so nulla della sua fame di terrore. Allora, il giorno dopo, che cosa vorrai fare, Zed? Cioè, devi parlare con qualcuno a scuola? Chi è la persona con più hai urgenza di parlare? Allora, sicuramente è Sofia. Ok. Cliff, e quindi io la cerco, possibilmente. Okay, perfetto. Cliff, tu con chi vorrai parlare? Tolgo questo. Io volevo andare a parlare con Ava. Con Ava, sicuramente. Okay. E Damien, tu con chi vorrai parlare? Direi più Zed, sì, Zed. Ok, allora, arrivate a scuola, ci sono le prime ore e c'è poi la pausa fra un blocco di ore e l'altra, c'è poi il secondo blocco di ore e poi ci sarà il pranzo, quindi c'è questa breve pausa di una ventina di minuti che serve per gli studenti cambiare le aule, eccetera, ed è un buon momento però per intercettare qualcuno per parlarci. Mentre tu, Zed, stai cercando Sofia, Damien, tu lo vedi lì, ci puoi parlare tranquillamente. Siete nel corridoio. Okay. Io vabbè, mi avvicino e gli dico:
Ciao Zed, vorrei parlarti di ieri. Oggi vuoi parlare? Ieri non mi sembrava avessi tanto voglia di starmi vicino. Cosa era successo? Io lo guardo. Lo guardo negli occhi e dico: no, ha ragione, sono stato un imbecille ieri. Ero stato da Sofia e mi aveva raccontato. Mi aveva raccontato delle cose su di te. Lo so, non ci avrei dovuto credere. Scusami. A proposito di Sofia, volevo proprio parlare con lei. Cosa ti avrebbe detto? Tu di con chi sei più arrabbiato? Ma perché vuoi parlare con Sofia o con Damien? Come? Con chi sei più arrabbiato tu, Zed? Con Sofia o con Damien? Io sono più arrabbiato con Sofia, okay, perché ha messo in giro una voce su di me che era totalmente falsa. Ok. Cioè, se devo fare un paragone fra i due, sono più arrabbiato. Sono arrabbiato che con Damien, ma più con Sofia. Beh, sì, dai, diciamo che lei ha fatto proprio attivamente del male contro di te. Esatto. Okay. E quindi gli dico: sì, non so cosa ti ha detto Sofia, ma comunque io la sto cercando. Tu l'hai vista? Perché gli devo dire un paio di cosette. No, non l'ho vista, ma. Perché vuoi perdere tempo presso quella? Sì, è una cretina, però secondo me finisce qua. Beh, allora dimmelo tu, cosa ti ha detto Sofia da terrorizzarti, da farti provare così tanta paura nei miei confronti? Mi ha detto che avresti fatto del male ad un ragazzo nella città dove stavi prima. Ha detto che gli hai sparato. Cosa? Ma lo so che non è vero. Lo so che non è vero. Non so come ho fatto a credere a questa idiozia. Non so. Non sono convinto del tutto. Vorrei comunque sentirlo anche dalla sua voce. E tu cosa volevi dirmi invece allora? Io volevo scusarmi della situazione di ieri, ma c'è un'altra cosa di cui vorrei parlarti, però mi guardo attorno e dico: non qui, in un posto dove siamo soli. Potete, se volete adesso, potete andare nel laboratorio di chimica che si è svuotato tutto ed è lì vicino. Vogliamo un attimo andare nel laboratorio di chimica, dovrebbe essere vuoto adesso. Va bene, così ci chiariamo, dai, visto che comunque mi hai detto che non credi più a quello che ti ha detto lei, dai, andiamo, ti seguo. Beh, entriamo nel laboratorio. Ci siete da soli lì. Ok, non so, ci sono delle cattedre là, se c'è la cattedra mi siedo sulla cattedra. Sì, cioè ci sono i vari banchi lunghi con il lavabo, i fuochi, eccetera, uno per ogni postazione. Ah, okay. E poi in fondo c'è la cattedra con la lavagna dietro, lo scheletro, le varie robe con il cassetto con i reagenti chimici, non mai il laboratorio. Ed è vuoto perché non è, tipo chimica era la mattina, l'hanno tutti svuotato. Okay. Allora io mi siedo sulla cattedra. Scusa, vai. No, vabbè, io stavo per dire che mi sedevo sulla cattedra perché veniva più nella sua altezza, ma comunque stare seduto perché sento un po' difficile quello che sto per dire, quindi mi preferisco stare seduto. E quindi tu sei seduto dove? Sulla sedia sulla cattedra? Cattedra. No, proprio sopra la cattedra. Okay. E Zed, tu sei davanti a Damien invece? Io pensavo più che sono dietro di lui e sto scarabocchiando la lavagna con un gesso. Okay. E gli dico: allora cosa volevi chiedermi? Io, vabbè, diciamo che ho tipo la testa tra le mani, alzo lo sguardo e gli indico una delle cicatrici, uno dei tatuaggi che gli esce dal magari sul collo, non so, che si vede, che si intravede, e gli chiedo: quelle? Cosa sono quelle? Tu cosa i miei tatuaggi? Gli hai indicato la cicatrice?
Sì, esatto, la cicatrice che in realtà abbiamo detto che sono coperti da tatuaggi, quindi non si capisce se è un tatuaggio o una cicatrice, giusto? Però io so che sono cicatrici, sono quelle con cui è stato ricucito. Ok, allora Zed, come ti fa sentire il fatto che lui ti ha chiesto sta cosa? Perché nessuno aveva mai notato. Tranne Brandon, lui perché vedevi che Brandon reagiva in modo strano con te, però non hai mai indagato. Lui mi ha chiesto espressamente cosa sono le cicatrici, quindi, non cosa c'è lì. Io ho indicato, sì, ho indicato quello che sembra un tatuaggio, ma che so essere cicatrici. Che sotto no? Ci sono le cicatrici, esatto. Quindi tu, cioè, uno potresti pure dire semplicemente che è un tatuaggio, però io te lo sto indicando perché so che non sono un tatuaggio. Mm-hmm. E diciamo che nel mio sguardo un po' si vede che... Io cerco ancora di mascherare la cosa, gli dico, sono i miei tatuaggi, li hai sempre visti? Stai cercando di mantenere il controllo? Eh sì, perché tu hai paura che lui lo scopra. Sì, decisamente. Hai paura, quindi sì, tira per mantenere il controllo. Ah, sì, intanto. Sì, 14. Tra l'altro, avevi più uno prossimo su Damien, lo usi qua, purtroppo. E però, ok. Non è grave perché tanto te ne riprendi subito un altro, perché hai fatto 13 okay. E riesci a mantenere il controllo, quindi sei gelato da questa cosa, però comunque mantieni il sangue freddo. Puoi chiedermi una domanda sulla situazione e prendere più uno prossimo su questa informazione. Cosa vuoi sapere della situazione? Voglio sapere se lui sa che io sono effettivamente morto. Sì, cioè lui capisce da quello che ti ha chiesto che ci sta girando intorno, ma sa che sei morto e tornato in vita. Quindi hai più uno prossimo su Damien. Beh, io cerco comunque di fingere di non capire. E gli dico, sono i miei tatuaggi, li hai sempre visti, non vedo dov'è il problema. Cioè, voglio spingerlo a sentire cosa sì, sì, cioè, anche cosa se per te è chiaro che lo sa. Sì, sì, voglio che me lo dica in faccia, proprio. Già so che mi scatterà un'altra mossa, però dico, ok, sono tatuaggi, posso toccarlo? Come già solo chiederlo lo stai citando. Esatto. Quindi tirami più hot, tu hai hot meno uno, ma che diventa zero perché hai più uno prossimo per Zed. Lo dico io? Sì. Ok. Sì. Sono io a tirarlo, giusto? Sì, comunque sì, sì. 10. Hai fatto 10, che sarebbe diventato 9, ma in realtà è 10 grazie al più uno prossimo che avevi su Zed. Sì. Quindi con 10 guadagni una stringa su di lui. E loro scelgono una reazione. Intanto te la scrivo. Tu hai 3 stringhe su Zed. Perché sai che comunque avevi già capito che lui, che tu a lui piacevi. È una stringa ulteriore. Zed, come reagisci? Ti concedi a lui? Gli prometti qualcosa che pensi che lui voglia? O agisci in modo imbarazzato? Allora, io agisco in modo imbarazzato. Cosa fai di imbarazzato? Allora faccio un mezzo passo indietro e cerco di nascondere il tatuaggio che sposo dal collo con la maglietta e impreco sul fatto di non aver messo la polo che mi ha regalato mio padre. Che potevi tenere sul il colletto. Esatto. Non solo, lui stava avvicinando la mano, tu fai questo passo indietro, senti il tuo respiro che un po' accelera e senti il tuo cuore che inizia a battere un po' più forte, che per te che sei morto e tornato in vita è una sensazione che ancora non... riesci a tenere ancora bene sotto controllo e okay. Soprattutto ti rendi conto che hai un'erezione. Allora diciamo che faccio per uscire dall'aula senza dirgli nient'altro. Ok, quindi semplicemente ti allontani senza dire nulla. Dammi... Sì.
probabilmente sì. dell'erezione non è che te ne sei proprio accorto, ok, però sicuramente ti sei accorto che, sapendolo anche già un po', questa cosa che stai facendo lo ha molto colpito, è ovvio, e si sta allontanando. Che cosa fai? Lui non sta ancora scappando, quindi tu puoi ancora fare quello che vuoi, altrimenti lo faccio scappare. Sono indeciso, forse in questa situazione non avrei tempo di reagire, diciamo, prima che scappi, nel senso che non so bene cosa fare. Più che altro no, come, facciamo come... sì, gli dico, aspetta, gli dico... Aspetta, prima ti faccio una domanda aspetta. Ti chiedo, come ti fa sentire, cioè tu hai chiaramente provocato in Zed una reazione molto forte, come ti fa sentire questa cosa? Allora, i sospetti ce l'avevo già, quindi diciamo, anche un'altra volta non è proprio una sorpresa, diciamo. Mm-hmm. Però la reazione così forte sì, mi fa pensare che non era semplicemente un interesse così estemporaneo, ma cioè, c'era del trasporto sotto, diciamo. E quindi mi lascia un po' perplesso, diciamo, per la simmetria nel rapporto, cioè prima io lo vedevo come un amico, lui invece forse no, quindi però io gli direi aspetta prima, cioè cerco di fermarlo a parole, gli dico aspetta, ti sto chiedendo questo perché anche io ho un segreto. Io cerco di tornare sul discorso delle cicatrici, ecco. Mm-hmm. Tu Zed cosa fai? Quando mi dice anch'io ho un segreto, mi blocco per un attimo e mi giro e gli dico ma non so quale possa essere il tuo segreto, ma se tu pensi qualcosa del mio non ne hai la più pallida idea, e mi rigiro per andarmene. Non voglio continuare a insistere. Se vuole andare via, lo lascio andare subito. Ok, quindi lui semplicemente esce. E Zed, come ti fa sentire questa... Sicuramente non hai mai provato niente di simile per qualcuno. Sono spaventato e euforico nello stesso tempo. Però diciamo che mi spaventa di più il fatto che qualcuno scopra il fatto che io in realtà sia morto. Ok, perfetto, quindi non hai avuto il coraggio quindi diciamo che quella paura lì sovrasta un po' comunque tutto il resto delle emozioni che ho provato in questo momento. Anche tra l'altro sei certo che lui lo sa in qualche modo? Sì, sì, ho intuito che lui comunque lo sa, ma diciamo che non voglio crederci fin quando cioè avrei voluto che me lo dicesse in faccia, però poi non ho avuto il coraggio di stare lì a sentirlo, fondamentalmente. Dove vai a sbollire? Posso uscire, sì, nella pausa, immagino. Sì, sì, potete andare, puoi andare in cortile, nel caso. Sì, esco in cortile e mi siedo su una panchina fuori. Ok, perfetto. Damien, tu dove andrai invece? Ma io penso che tornerò alle lezioni, diciamo. Okay, cioè, non fai non altro fino a pausa. Sì, Ok, Cliff. Sì. Vuoi andare da Ava, giusto? Sì. Allora, voi avete passato la lezione di chimica nel famoso laboratorio, questo qua dove erano Zed e Damien poco prima, e lei non ti ha rivolto parola. Se la aiutavi a spingersi, eccetera, lei rifiutava e se ne andava fondamentalmente per i fatti suoi. Adesso però è una pausa fra un'ora e l'altra, avete modo di parlare se vuoi. Lei la vedi che è arrivata davanti al suo armadietto, sta aprendo per prendere i libri della lezione dopo, se vuoi parlarci effettivamente. Sì, beh, accelero un po' il passo e vado verso di lei. Mm-hmm. Sicuramente
e quando sono lì davanti le dico: Ava, perché mi eviti? Volevo solo salutarti. Lei chiude di scatto l'armadietto, non ti guarda neanche negli occhi, sentendosi gli occhi delle persone nel corridoio che vi fissano, e dice: ma non lo capisci proprio? Lasciami in pace. Dico, pensavo ti interessasse il fatto che ho rivisto mia madre, volevo solo dirtelo. Ma allora, okay. Vediamo, lei rimane effettivamente colpita da questa cosa che hai detto, perché lei comunque era una delle poche che non ti rompeva le palle sul fatto che tu eri scappato, e ti stai aprendo molto con lei. Secondo me tira per eccitarla. Addirittura. Sì, eccita facile questa ragazza. C'hai più due. Più due. Allora, sempre... provo sempre con qualcosa lì, ma... no, non va. Sei. Ok, hai fatto sei. Allora, o spendi la stringa che avevi per fare 7, o se no hai fatto 6, fai esperienza. Aspetta, io l'ho detto... Ah no, facciamo esperienza. No. Ok, quindi fai un'esperienza, hai fatto 6, quindi... Tu cos'è che le hai detto? Volevo dirti che... ho sentito solo... anche... Sì, che ho visto mia madre, mi sto prendendo molto a lei, e tu mi hai chiesto di tirare per citarla. Sì, non sì. L'ho citata. No, perché altro faccio io una mossa. Sì, tra l'altro, sì. Per come lo gioca Avery, è anche che tendenzialmente posso tranquillamente dire che no. Allora, lei prende una stringa su di te, perché effettivamente sì. Tu sei andato da lei a chiederle scusa, quindi capisce che un po' comunque ti spiace... e sente che ha un po' più di potere su di te, quindi uno su Cliff ce l'aveva. E lei chiude l'armadietto e ti dice: senti, non è meglio che non siamo più amici io e te. Lo so che adesso ti sta guardando in faccia e ti dice: lo so che potevi parlare, era una delle poche con cui potevi parlare di certe cose, di tutti i tuoi problemi. Taggo la tua condizione problematico. Però... e si guarda in giro palesemente imbarazzata e dice: è meglio se non ci parliamo più. E si scosta con la sedia a rotelle e inizia a andare via verso la prossima aula. Ok. Quindi questa è sicuramente ci resto malissimo e lo sento come una promessa. Sì, un tradimento, insomma, no? Un altro ancora? Avevo già un tradimento su lei, non credo. Cioè, se è sempre lo stesso, no. Secondo me questo qua ha rimarcato il tradimento solito. Cioè che ti ha voltato le spalle. Perché, come vedi, tu sotto lì, io ti scrivo quali sono i tradimenti che subisci. E ti ha voltato le spalle davanti alle bollette. Tendenzialmente sta facendo sempre quello, solo che lei ha preso una stringa su di te. Cioè, nel senso che a te pesa. Sì, sì, no, no, non mi ricordavo che avevo già... una stringa su lei per questo. Lo vedevo più come... ah sì, ok, va bene, hai ragione. Allora, ti ha fondamentalmente spezzato il cuore, dove vai? Non so da qui da chi andare, quindi
Niente, tornare in classe, credo. Torni in classe, ok. Allora, Zed, tu sei andato a sbollire un attimo fuori, giusto? Esatto, sì. Sei seduto su, cioè, c'è un posto particolare dove doveva sbollire o sei seduto in una panchina e basta? Una panchina sotto un albero, direi. Okay. È il posto dove vado sempre a sedermi quando sono fuori in cortile. Sì, è una panchina un po', sì, po' fuori, un da, po' più esatto, appartata, un po' più appartata, diciamo, c'è questo, sì, grande albero. Tra l'altro non c'è neanche troppa gente perché fuori, perché comunque è soltanto una pausa fra un'ora e l'altra, quindi molta gente comunque sta prendendo i libri, eccetera, non è pausa effettiva. Quindi sì, hai ancora un po' di tempo per sbollire e riflettere su tutte queste cose. Sei seduto lì. Spendo una stringa su di te, che ho, e senti qualcosa che ti prende da dietro. E senti un coltellino al collo. E senti una voce tremante che riconosci subito essere quella di Brandon, che ti dice: dimmi che cosa gli hai fatto. Non riesco a girarmi? Sì, cioè nel senso, hai questo coltellino svizzero al collo. Ti puoi girare, nel senso, abbastanza pericoloso. Senti che dopo sta anche tremando lui. E comunque riconosci la voce, sicuramente Brandon. Brandon, ricordiamo, è un ragazzo che è anche lui un po' problematico, ha avuto attacchi di panico, ed è quello che è, nel senso, sta guardando in modo molto strano dall'inizio dell'anno Zed, e Zed ha intuito che sa qualcosa, ma non ne hanno ancora parlato. Yes. Infatti avete due, dico, stringhe a vicenda, anche tu hai due stringhe su di lui. Sì, nel sì, caso. Sì. Allora, io cerco di girarmi, poi sento che forse è meglio se sto fermo. E faccio: Brandon, cosa ho fatto? Cosa ho fatto a chi? E ti dice: non fare il finto tonto. Sicuramente gli hai fatto qualcosa. Non si spiega come mai tu non sei lui. Eppure hai la sua faccia. E gli dico: non so di cosa tu stia parlando, sinceramente. Potresti intanto cominciare a togliermi questo coltello dal collo? E dice: non finché non mi dici che cosa hai fatto a Steven. Non sei lui, eppure hai la sua faccia. Ma non sei Steven. Che cosa gli hai fatto? Io non gli ho fatto niente. Quando dici non gli ho fatto niente, lui vedi che sta dando ancora più di matto e dice: no, non è vero, non sei tu, tu gli hai rubato la faccia. Inizia a urlare. La poca gente che era lì si sta iniziando ad accorgere di quello che sta succedendo. Cosa fai? Mi giro, se mi alzo, mi giro e gli tappo la bocca. Ok, ti giri e gli tappi la bocca. Allora, secondo me in questo caso, quantomeno mantenere il controllo per il fatto che potrebbe ferirti, te lo faccio tirare. Ok. Sei più freddo? Più freddo, 8. Sì. Fatto 8, perfetto. Allora, con 8 ti dico, come le tue azioni ti lasciano vulnerabile. Mi dirai tu se lo fai lo stesso oppure no. Allora, okay, tu ti puoi tranquillamente divincolare a lui, ma ti taglia il collo e subiresti 2 danni. Nel senso, inizia a sanguinare copiosamente. Però poi gli hai tappato la bocca. Oppure puoi rimanere ancora fermo lì. No, lo faccio. Prendo i 2 danni. Ok. Prendi i 2 danni. E quindi è grave, cioè nel senso, si vede che è una brutta ferita.
avrai bisogno di cure, la gente lo nota che è un grosso taglio al collo. Diciamo, un danno è un occhio nero, è una roba di cui la gente un po' sparla nei corridoi. Due, ti sei ferito male. Tre, hai bisogno di cure e di andare all'ospedale, e se la gente ti guarda chiama l'ambulanza. Quattro, sei morto. Due, okay, si vede che sei proprio ferito. Quindi ti ha fatto questo, okay, brutto taglio. Magari neanche lui, cioè capisci che magari neanche lui voleva troppo fartelo. E niente, ti sei girato, lui gli cade il coltellino, gli metti la mano sulla bocca. Lui è spaventatissimo. Che cosa fai? Cosa gli dici? Gli dico, smettila, stai attirando troppo l'attenzione. Non possiamo parlarne qui. E soprattutto, guarda cosa mi hai fatto. Tu inizi a sanguinare ancora. In quel momento senti come se fosse una voce nella testa che ti dice tipo, fagliela pagare. Senti una voglia matta di menarlo. Ok, lo spingo violentemente contro il tronco dell'albero e gli dico, adesso devi stare zitto. Ok, è violentemente, nel senso, gli stai facendo male. Sì, sì, okay, con l'intenzione di comunque... È fame di violenza questa, quindi fai esperienza. Perché la fame, okay, dell'abisso, hai più uno e ti stai scagliando contro. Quindi tiri più volatile, tu volatile è meno uno, ma col più uno della fame è a zero, quindi tiri più zero. 7. Perfetto, 7. Allora, sì, potresti spendere una stringa per fare 8, però sì, non ti cambia niente. Puoi anche spendere le stringhe nel caso, ma non penso, per dargli un danno in più. Però non penso sia il caso. 7. Scegli uno. Okay. Scoprono qualcosa sulla tua vera natura e prendono una stringa su di te. Io ti dico quanto danno gli fai o entri in Darkest Self. Sono tutte molto brutte per te. Sì, effettivamente. Tra l'altro, in ogni caso, con 10 più gli fai male. Quindi ti dico che a meno che non scegli la 2, di base gli hai fatto solo un danno. Cioè, okay, si ha picchiato la testa, sì, okay, sì, si vede che c'ha un bernoccolo, le esce un po' di sangue, però è una scazzottata. Se invece scegli la 2, posso scalare a muore. No, io direi che è la prima, è lui che lo impara, quindi... Sì. Faccio la prima, allora imparano qualcosa sulla mia vera natura, okay, e guadagnano un filo su di me. Lui lo spende subito, in realtà vedi, okay, che la gente si avvicina per vedere la scazzottata, però lui si calma, sembra che nessuno stia urlando cose, quindi non hanno capito che lui ti ha accoltellato, perché sennò era una roba per lui veramente grave, poteva essere. Se dicono soltanto, ah cazzo, ma si stanno menando, vanno lì a controllare. Lui fa in tempo a riprendersi il coltellino svizzero, se lo nasconde. Spende subito la stringa e dice, parliamone, cioè esigo che ne parliamo dopo scuola, però. Se glielo prometti, fai una esperienza e fai anche avanzamento. Sì, mi sta bene. A questo punto mi sta bene. Ci vediamo dopo la scuola. Ok, hai fatto 5 esperienza. Mentre cambio scena, pensa all'avanzamento che vuoi fare. Ok. Andrei in pausa pranzo. Allora... o addirittura anche dopo scuola, effettivamente. Volevo capire Cliff e Damien cosa vogliono fare. Damien, che cos'è la cosa più urgente che vorrei fare? Io vorrei parlare anche con Cliff. Ok. Che in realtà non ci mai. No, dimmi. In realtà non ci conosciamo molto bene noi, no? Perché sì, l'unica cosa realtà, che sai è che tu hai una stringa su di lui, perché lui è uno che non nasconde i suoi sentimenti, quindi sai che è un ragazzo problematico, c'ha avuto sta roba in famiglia, eccetera. Però sì, non siete particolarmente amici. Cliff, cosa vorrei fare? O anche niente. Io vorrei appartarmi, in teoria. Dove ti apparti? Sul tetto della scuola. Ok,
tu Damien vedi che Cliff sta andando, sta salendo sempre più piani, lo vedi che esce e, va a sedersi sul tetto della scuola. Se vuoi parlarci è il momento migliore. Lo seguo. Ok. Lo seguo fino al tetto, direi. Ok, siete sul tetto da soli. Ed è ora di pranzo. E magari via di spalle, non mi vede, io lo chiamo e dico Cliff, giusto? E guardo questo ragazzo che comunque lo conosco perché ho visto che mi guardava e dico cosa ci fai qui? Piccolo inciso, Damien, vedendolo lì da solo e anche abbastanza depresso, le condizioni che ha tu te le senti tutte? Uomo morto e problematico? Sì. Okay. No, ti ho visto salire qui e ho pensato che volessi fare qualche sciocchezza. Questa cosa in effetti ti risuona abbastanza, Cliff. Sì, sì. Dico... Oh, sì, forse hai ragione. E mi siedo su qualcosa, su un bidone, su qualcosa che c'è sul tetto. E dico... Sì, dico, non ci conosciamo, ma ho visto che è dall'inizio dell'anno che mi guardi insistentemente. Beh sì, diciamo, me ne vergogno un po', però le voci di te, Ava, erano abbastanza strane, quindi attiravi la mia attenzione. Tra l'altro non è tutta la verità questa, giusto? No. No, non è assolutamente la verità. Non ti fare tirare e mantenere il controllo perché in realtà stai agendo in modo subdolo, non è che hai paura che ti becchi, quindi andate esatto, pure avanti. Sì. Io gli dico, beh, non sei il solo. Comunque non ti preoccupare, ero venuto qua su solo per stare da solo, quindi puoi farmi anche il piacere di non restare qua. Io rimango un po' titubante, vi dico, se vuoi vado via, ma mi sembri una persona che ha bisogno di sfogarsi un po' con qualcuno. Ti ho visto nel corridoio con Ava, tutto a posto? Conosci Ava? Ti ho detto, le voci giravano, quindi... No, non la conosco personalmente, cioè... Dico, beh... Frequentiamo le classi assieme, ma nient'altro. Dico, non ti ringrazio, ma non vedo come... Non credo che mi interessi raccontarti le mie cose. Quindi volevo solo essere gentile. Io mi spenderei la stringa che ho su Cliff. Sì. Per capire, cioè vorrei che mi dica qua se c'è modo per passare la pausa pranzo con lui in maniera amichevole. Allora, per i PG tu lo tenti. Tu gli dici una cosa che deve fare, lui decide se farlo o no. Se la fa, spendi la stringa e fai esperire, perché sennò quello che stai dicendo è per i PNG. Per i PG è direttamente, gli chiedi cosa deve fare, lui decide se farlo, e se lo fa tu spendi il filo e fai esperienza, altrimenti no e ti tieni il filo. Ok, allora
diciamo allora che mi ignoro un po' quello che mi ha detto e mi siedo a fianco a lui e dico: beh, comunque è ora di pranzo, ti va di mangiare con me? E io gli tendo la scatola di macaron. Ok, quindi macaron, tu stai spendendo una stringa per fargli mangiare. Per fargli mangiare, però. Ok, allora, il fatto che tu hai una stringa su di lui perché senti che, cioè sai che è uno problematico, eccetera, il modo in cui la percepisce Cliff è che tu, Cliff, è una delle poche gentilezze che qualcuno ti fa a scuola, a parte Ava. Decidi tu se accettare o no, se accetti, okay. se accetti prende esperienza, altrimenti no. Però il filo rappresenta quello che comunque... Sì, ho capito. E quindi guardo Damian e dico: beh, grazie, e prendo il macaron. Ok, e lo mangi quindi, perfetto. Quindi Cliff fa esperienza perché ha accettato il filo di Damian. Damian, tu perdi il filo che avevi su Cliff, ma fai esperienza anche tu perché è attivato Dark Recruiter. Però non... ok. Sì. Perché portare qualcuno al Signore Oscuro non si intende come fisicamente, nel senso di portarlo per presentarlo. E comunque hai portato la sua influenza su di lui. Perché comunque sai, sei che... Cioè, è veramente strano che una fatta dice: se fagli mangiare i miei dolcetti a caso. Era evidente un modo. Era evidente un modo per cui stai portando l'influenza. Quindi fai esperienza grazie a Dark Recruiter. E Cliff, tu quando mangi i dolcetti, cioè il macaron, ti senti molto bene. Cioè, ti senti estremamente sollevato e felice. Quasi in modo come se avessi bevuto, come se fossi un po' brillo, quasi. E tutti i tuoi problemi un po' svaniscono. Quali erano i problemi a cui stavi pensando? Beh, stavo pensando... sì, che in realtà volevo parlare con Ava, di mia madre, del fatto che lei stesse con un altro... E che me ne andavo via me ne andavo via con lei. Mm-hmm. Posso aggiungere una cosa? Sì. Io farei per andarmene, e andandone meglio direi, comunque non li mangerei tutti i macaroni, so che ad Ava piacciono molto, e me ne vado. Gli lasci la scatola? Sì. Ok. Tra l'altro, aspetta, ok, quindi tu ti alzi, gli lasci la scatola lì appoggiata sul ballatoio dove siete seduti. Cliff, qual è la cosa che ti fa sentire più felice di della tua situazione corrente? Cosa che mi fa sentire più felice della tua corrente? Sì, della vita di Cliff. Beh, in questo momento sicuramente l'abbraccio di mia madre. Ok, quindi la prospettiva di aver fatto pace con tua mamma, di tornare da lei, questa è la cosa che ti fa sentire più felice. Sì. È come se questa cosa la sentissi moltiplicata per 100 in questo momento. Come se fossi veramente euforico, era da tempo che non eri così. Damian, tira per eccitarlo. C'hai hot meno 1. 10. C'ho meno 1? Sì. No, sì, meno 1, sì. Quindi 9. 9. Ok. Allora, Cliff, tu allora non sei automaticamente, in questo caso, eccitato sessualmente da Damian, però è come se il tuo cervello stesse associando comunque la sua presenza con questa euforia. Ti ha fatto stare bene fare degli scambi con lui. Decidi tu, gli dai una stringa, ti concedi a lui, gli prometti qualcosa che pensi che lui voglia, o agisci in modo imbarazzato? Quella è la prima che mi sono perso. Gli dai una stringa. Gli dai una stringa. Lui ha una stringa. Lui, no, ma la spesa, non ce l'ha più. La spesa. Gli do una stringa. Ok,
quindi e inoltre gli dico beh, ma non per andare così andiamo a pranzo assieme. Ok, io mi fermo e gli dico sì, va bene, andiamo. Dobbiamo scendere, giusto? Sì. Cliff, guarda se ti torna come l'ho, come l'ho scritta su Damian, sì, la stringa. Potreste diventare amici. Sì, sì. Okay. Più che altro per Cliff, o a meno che non vuoi proprio dirmi un'altra cosa Cliff, che provi, okay, per Cliff, okay. Perché Cliff, è una cosa... Aspetta. Cliff si è illuso di poter... Che potresti diventare amici. Sì, sì, cioè, sì. Intuisco che la sensazione che hai con Damian, che ti ha fatto sta gentilezza, eccetera, è questa. A meno che non mi vuoi dire, no, guarda, c'è ancora anche di più. Però te lo lascio decidere a te in questo caso. No, beh, questo qui basta, sì, non è che mi sono innamorato di lui, insomma. No, no, infatti, cioè in questo caso qua mi sta bene, visto che io sono il custode dell'eccitazione di Turn Summon On. Sì. Questo caso qua, secondo me, è il fatto che ti ha fatto una gentilezza. Può essere comunque un ragazzo a posto, potreste diventare amici. Vabbè che tra una settimana devi andare a casa, però vabbè. Però gli dico, quando andiamo via gli dico, sono buoni questi macaroni, prendine uno. Ma glielo prendo, perché non penso che mi faccia nulla, e lo mangio. Lo mangi anche tu? Sì, a te non sì, fanno assolutamente niente. Mentre lo mangio e dico, comunque ricordo di non finire così. A te sembrano dei dolcetti normali. Okay. E ok, quindi vi portate sta scatola, cioè Cliff c'ha sta scatola in mano, state andando in pausa pranzo e quindi state assieme e parlate. C'è qualcosa secondo voi che vi unisce effettivamente con interessi comuni o no? Io fiammo Damien l'ho visto come un ragazzo che sente prog rock, basta, quindi... A meno che non mi dice che anche lui sente il prog rock, non lo so. No, mi piacerebbe che qualcosa da condividere ci fosse, però tu che dici? Posso dire già una cosa, però potete dirmi, guarda, no, avete una situazione familiare simile. Entrambi vostro padre se n'è andato. Sì, è vero. Però dovete dire, cioè devi dirmi, cioè tu Damian lo sai di Cliff, però non so se tu Damian lo vuoi dire. Però tu sai già che tipo che già quella roba lì è una cosa che in teoria vi accomuna. Allora, sì, c'è comune, più forte. Anche io so quello. Esatto. Diciamo che tu Damian allora, sei in posizione di forza in questo momento. Allora, mi piace, cioè sì, è una cosa che mi piacerebbe parlare con lui, però non adesso, cioè adesso secondo me è già abbastanza, non metterei in mezzo anche la storia del padre. Ecco. Beh, anche un semplice che musica ascolti è già qualcosa, insomma, visto che tu, per te la musica è importante. Allora ti chiedo, a te piace il prog rock, Cliff? Se dici non so cosa sia, ti dico ti batto la mano sulla spalla e ti dico imparerai. Ok, mi passerai ok, quindi fondamentalmente passate la pausa pranzo assieme. E Zed, allora tu hai questa brutta ferita al collo, volendo puoi andare a fartela medicare. Sì, io pensavo di avviarmi verso l'infermeria con la mano appoggiata, diciamo, per cercare di non far vedere se dovessi incontrare qualcuno che sono effettivamente ferito, per non creare scompiglio nella scuola, insomma. Sì, sì, sì. Cioè, tu arrivi comunque tranquillamente in infermeria senza che nessuno ha notato, hai vestito un po' sporchi di sangue, l'infermiera ti chiede che cosa hai fatto, te la puoi cavare con una scusa. Sì, cioè puoi dire è stato lui che mi ha coltellato, oppure ti dice una scusa, vanno bene entrambe. No, è semplicemente sul suo coltello. Esatto.
mi invento qualcosa sul fatto che stavo zuccherellando con un taglierino e qualcuno mi ha spinto e volontariamente mi sono tagliato in questo modo qui. Cioè, allora, l'infermiera ti dice dovete stare attenti con ragazzi con queste cose e ti medica. Allora, la mossa di healing dice quando prendi del tempo per curarti, una volta per sessione per curarti di un danno. Se lo fai pure con qualcuno che ti cura amorevolmente le ferite con un sottotesto sessuale, ne corri due, in questo caso no. Però non credo. No, esatto. Ti curi una ferita, quindi per tutta la sessione non potrai curarti altro, tendenzialmente. Ok. E hai comunque un danno, nel senso si vede che hai la garza al collo. Quindi la gente può dire, che cosa si è fatto? Vabbè, però al di là di qualche occhiata strana e qualcuno che spettegola, non attira attenzione. Se vai in giro con due, invece, tendenzialmente la gente lo vede. Anzi, in realtà, ti direi che, mentre visto che tu vai in infermeria, per quanto comunque tu cerchi di mascherare il fatto che c'hai sta ferita grossa, comunque il sangue che perdevi, eccetera, si vede. Sicuramente Sofia l'ha incrociata e ti ha visto così. Sicuro. Ok. Lei non ha detto niente, ha registrato l'informazione ed è andata via. Però adesso basta, c'è la tua garza e fine. Zed, vuoi andrai quindi da Brandon? Perché sono finite le lezioni, va avanti la pausa pranzo, va avanti normale con Damian e Cliff che parlano. Più che altro chiedo anche a Zed, tu quando vai in pausa pranzo vedi Damian che parla con Cliff? Sì. Infatti volevo non avvicinarmi a loro, li vedo, però gli scrivo un messaggio a Damien. Cosa gli magari lì sulla porta, mentre vedo che loro sono lì che parlano, e gli scrivo praticamente per che mi dispiaceva per come ero andato via prima. Semplicemente. Ok, Damien, se vuoi poi potete parlare attraverso i messaggi mentre stai parlando con Cliff, o se no dici no manco gli rispondo, parlo solo con Cliff. No, gli voglio rispondere a Zed, gli chiedo se ha cambiato idea e vuole parlarmi delle sue cicatrici e magari di vederci dopo le lezioni. Peraltro è già un appuntamento, peraltro. Sì, no, infatti io gli dico, gli scrivo non ho capito, ci sono anch'io in questa scena? No, ci stiamo scrivendo su WhatsApp. Ci sei anche tu, ma vedi che mentre stai parlando con Damien lui sta insistentemente rispondendo anche al cellulare. Sì, ok. E gli dico, gli rispondo, gli dico, tipo, sei un po' insistente su questa storia delle cicatrici, però sì, prima o poi dobbiamo parlarne. Oggi pomeriggio però purtroppo non ce la faccio perché ho un impegno urgente che non posso rimandare. E chiudo il messaggio. Cosa pensi, Damian? Io gli rispondo... rispondo ok, poi tu hai i tempi, fammi sapere quando sei pronto. Ok, gli mando un pollice in su. Tra l'altro Damien, cioè tu sai che Zed non ha altri impegni, nel senso, se siete amici sai che questa cosa dei altri impegni è una cosa strana. Sì, mi puzza, diciamo, però potrebbe avercene. Sì, potrebbe avercene, però nel senso, a meno che non è tipo deve andare a suonare effettivamente, ha convinto Dylan, eccetera, tu comunque Zed, sì, diciamo che io l'ho presa, cioè, sì, l'ho presa un po' come molto... una scusa per prendere tempo, sì, però perché, ho capito, cioè nel senso capisci che non ti ha voluto dire una roba che diceva perché non me lo dice, cioè, e ok, perfetto, esatto. Quindi va avanti, pausa pranzo, finisce scuola. Damien e Cliff, ognuno ha fatto le sue lezioni. Zed, immagino che vai a incontrarti con Brandon.
Sì, vado assolutamente a incontrarmi con Brandon. Ah, fra il resto io devo fare il mio avanzamento o sì. Si fa a fine sessione? No, lo fai immediatamente. Allora io prendo un'altra mossa mia. Sì. Che è epilogo, che potrebbe servirmi in questa situazione. Quando muori? Sì, esatto. Cioè, mi dice ricordi come sei morto. Quando lo dici a qualcuno, gli dai la condizione morboso e tiri per recitarle usando freddo, che è un buon più 2. Esatto. Allora, tra l'altro ricordi la circostanza della tua morte, effettivamente. E quindi, mentre tu stai remuginando, cioè tu sai che dovrai parlare con Brandon, lui ti ha detto esatto. quel nome, sì. Steven. Sì. Immagino che ci rimugini un bel po'. Sì. Guarda nell'abisso. Ok. Tiri più dark e c'è esplode corpo. Quindi ti darà anche una fame. 8 più no. 9. Ah, no, 9, sì. Oscuro. Sì, 9, perfetto. 7-9. L'abisso ti farà vedere informazioni confuse e allarmanti, ma avrai la tua risposta in ogni caso. Allora, tu, mentre sei a lezione di inglese, di letteratura inglese, ti rimbomba questo nome in testa, questo Steven, e hai una sorta di flashback. Sei... Allora, sei in una camera di uno che può avere la tua età, ma che non hai mai visto. Ci sono disegni strani alle pareti, qualcuno che può aver disegnato disegni molto fantasiosi, ma anche cupi. Ed è chiaramente una cameretta di un ragazzo come potresti essere tu. E sei seduto sul letto e di fianco a te c'è Brandon che ti dice: guarda che puoi restare nascosto qui quanto serve. E la scena va avanti, parlate di qualcosa, la voce diventa distorta. E a un certo punto lui si sta avvicinando come se ti volesse baciare. Tu ti scosti via e tutta quanta la scena diventa oscura. Sei in una strada abbandonata, come se fossi in un quartieraccio, e senti umido il tuo sangue che cola, e sopra di te c'è Benjamin con un coltello. Chi è Benjamin? Suo zio. Suo zio, no, suo padre, no, suo mio padre, quello padre, che ha creato. Tra virgolette. Sì, scusa. E ti do una fame. L'abisso. Esatto. E la fame che ti do... Sì, ce l'ho già, devo solo scrivertela. È il fame di Brandon, qualunque cosa essa voglia dire. Con questa nuova consapevolezza, dimmi tu cosa fai. E quindi questo è successo prima che io vada da lui, adesso sì. Devo decidere se voglio andare. Hai avuto un attimo di smarrimento durante l'ora di inglese e hai questa consapevolezza nuova, ti ricordi questa cosa. Ovviamente non hai, sono confuse, allarmanti, quindi sono confuse, però hai comunque delle informazioni. E certo. In teoria avresti appuntamento con lui. Hai cioè comunque l'abisso ti ha anche messo dentro questa fame di Brandon, qualunque cosa voglia dire, quindi ti senti attratto in qualche modo dalla sua presenza, nel bene e nel male. Però dimmi tu. Sì, diciamo che tutta questa...
questo flashback che ho avuto mi ha abbastanza sconvolto, non tanto per Brandon in sé, anche se sento sta fame nei suoi confronti, più che altro per il fatto che penso di aver visto mio padre che mi uccideva, anche se non ne sono sicuro al 100% perché la visione era un po' distorta, però voglio comunque incontrare Brandon. Okay. A questo punto, quindi visto che lui mi conosceva prima che io diventassi così, insomma. Ok, perfetto. Allora, finite le lezioni, vi siete dati appuntamento dietro la palestra. Non va mai nessuno, fondamentalmente c'è un interstizio tra la scuola e l'edificio della palestra, dove non c'è il sole, e quindi c'è questa sorta di vicoletto buio, dove a volte la gente va a spacciare, non c'è nessuno, potete parlare lì. Lo trovi che va avanti e indietro e parla, sta farneticando per i fatti suoi. Mi avvicino abbastanza lentamente e lo chiamo e gli dico: tutto a posto, Brandon? Lo vedi che è lì nell'ombra di questo interstizio fra la palestra e la scuola, è un po' preoccupato e ti fa cenno di venire, che non c'è nessuno. Ok, mi avvicino. Siedi davanti a lui nell'ombra e lui ti dice: allora, che cosa hai fatto, Steven? Perché tu non sei Steven. Io lo guardo e dico: non so se sei effettivamente pronto per sapere questa cosa, visto come ti stai comportando, però a questo punto te lo devo dire. Io praticamente sono morto e aspetto una sua reazione. Allora, gli hai dato la condizione morboso, secondo me, sicuramente. A meno che non, secondo te non devi anche dirgli qualcosa di più? Forse devo dirgli come sono morto, almeno la mossa mi pare che dice proprio: ti ricordi come sei morto? Allora, ma io mi ricordo come sono morto. Facciamo così, basta che gli dici che sei probabilmente sei questo qua resuscitato, e siccome vale. Perché tu sei morto, okay. Nel senso che sei morto e sei resuscitato. Sì, sì, sì. Ok, ci sta. Glielo dici? Sì, sì, glielo dico. Ok, quindi ci sono morto. Gli dico: sono morto e sono rinato con le sembianze di Steven. Ok, quindi Brandon si prende la condizione morboso e tira per citarlo con freddo, però. Quindi più 2. 12 più 2, 14. 14. Allora prendi un'altra stringa. Ah, no. Sì. Che dico? Prendi una stringa su di lui e lui sceglie una reazione. Tra si concede a te, ti promette qualcosa che pensa che tu vuoi o agisce in modo imbarazzato. Lui, quando tu dici sono morto e sono resuscitato, lui dice, sembra molto più, cioè, sembra quasi tranquillizzato, una reazione che non ti aspetteresti da qualcuno, qui dici questa cosa, evidentemente. Sorride e dice, ma quindi allora sei sempre Steven, solo che non te lo ricordi. E io gli dico... Steven probabilmente è una parte di me, ma io non sono lui. Lui ti dice, posso dirti tutto quello che so di Steven. Infatti ti promette qualcosa che pensa che tu vuoi, questa cosa qua. Ok. Se vuoi saperlo. Sì. E gli dico va bene, sono
sono curioso di sapere chi era Steven. Quindi direi che possiamo tenerci in contatto e magari vederci più spesso nei prossimi giorni, se vuoi parlarmi di questa cosa. Lui vedi che si morde il labbro e scuote la testa e dice: no, no, non si può aspettare, possiamo vederci stasera. E io sento che questa cosa mi sta, come dire, facendo venire fame, e gli dico: forse hai ragione, vediamoci stasera allora, dimmi tu dove vuoi che ci incontriamo. Vieni a casa mia, magari ti ricorderà qualcosa di te. Intuisci che quello che hai visto poteva essere camera sua. Resto un attimo titubante quando mi dice vieni a casa mia, però accetto. Ok. E gli dico sì, va bene. Lui mandami la tua posizione. Mi scambiate i numeri, ti manda l'indirizzo, okay. E dice ci vediamo stasera allora. Sono sicuro che se ritorni lì ti ricorderai chi eri. E si allontana, se non fai altro. Lo prendo per un braccio e preso da una voglia strana, diciamo che come mentre si allontana lo annuso. Ok. E poi però lo lascio andare, gli lascio la mano e gli dico ci vediamo stasera. Tira per recitarlo con Hot. Cioè è un citare normale. 7. Ok, allora hai fatto 7. Con 7 ti può dare una stringa o concederti a te, prometterti qualcosa che pensa che tu vuoi o agire in modo imbarazzato. Allora, però io ho meno 1 di 8, quindi ho fatto 6. Hai fatto 7. Ah, scusa, pensavo che fosse 7 sì, totale. Sì, no, scusa. Allora, hai fatto 6. Volendo puoi o spendere una stringa su di lui e fare 7, o se no, okay. Oddio, in realtà stai comunque, hai fatto comunque 7 perché stai sfruttando la sua condizione morboso, Ok. Quindi sfruttare morboso ti dà comunque più 1. Ok. Allora, ti direi che tu lo fermi col braccio, te lo spingi verso di te, gli annusi dove? Il collo? Sì, sì, tipo il collo. E senti l'odore della sua carne. Mm-hmm. La tua fame adesso è sotto controllo, ma è molto, cioè anche perché non hai fame di carne. Oddio, in realtà tu hai fame di Brandon anche. Sì. Hai fatto comunque 7, quindi lui decide che cosa fare. Lui vedi che non se lo aspettava. Ha un fremito e vorrebbe baciarti. Se lo baci, la fame è sazia. Sì, lo bacio. E... ok, quindi fai esperienza. E poi però lo lascio andare, cioè vado via e gli dico ci vediamo stasera. Ok, lui sembra molto felice, dice mi sei mancato Steven, ci vediamo stasera. E arrossendo va via. Rispetto a Damien, come ti fa sentire Brandon? Mi dà più calore, nel senso che lo sento come una cosa che ricordo vagamente, cioè è come una cosa che sento di aver già avuto e adesso mi sta riaffiorando. Ok. Familiare. Sì, è una cosa familiare, invece con Damien era più una cosa più istintiva, diciamo. Ok, tornerei appunto su Damien e Cliff.
È finita la scuola, state uscendo, cioè avete qualcosa che dovete fare? Io continuando ad essere euforico, avrei come più coraggio di andare a cercare Ava. E visto che anche lui me ne parlava, io devo cercare Ava per dirle quanto sto bene. Io mi comincio a sentire un po' in colpa, nel senso che questa condizione in cui sta è palese, cioè è assolutamente alterato. Palese, sì. Quindi comincio un po' a avere rimorsi, quindi gli propongo di accompagnarlo, gli dico vuoi che vengo con te e la cerchiamo assieme? Ah sì, fico, andiamo. Ok, allora state cercando Ava, stanno tutti uscendo, quindi uscite fuori al cortile per vedere nella fiumana di gente quando arriva effettivamente anche Ava. La vedete che a un certo punto sta uscendo con la sedia a rotelle, sta imbroccando la rampa per scendere dalle scale. Immagino che ci andate. Sì, sì, io anche passo allegro. Sì, sì, tu trotterai lì, Damien è lì con te. Venite accerchiati da tre figure, che sono Mason, Mendez e Douglas. E il quarterback, scusami? Il quarterback e altri due compagni della squadra Il quarterback è Mason, okay. Il quarterback è Mason, nonché il fidanzato di Mia. Douglas e Mendez sono altri due amici suoi, che sono anche loro della squadra di football. E cioè, Cliff quasi va a sbattere contro Mason. Ah. Mason ti guarda e ti dice: ecco dove eri. E io gli dico: ah, guarda, il ragazzo della merda. E gli tiro un pugno. Ok. Mi hanno insegnato che quando si deve far botte bisogna assicurarsi di essere i primi a tirare i pugni. Tira per scagliarti contro di lui. Allora, avrò un meno 2 almeno. Non è mica detto. Hai meno 1, hai. Meno 1. Allora. Quella è fatto 11. 10. Tu, cioè... Vabbè, merito della droga, esatto. Sì. Voglio mangiare anch'io un macaron, esatto, di quelli che ha preso lui. Allora, Damien, tu quasi immaginando il peggio, vedi che evidentemente Mason non se lo aspettava, ma gli arriva un pugno in piena faccia, 10 gli infliggi danno e come si dice, accusano il colpo momentaneamente prima di poter reagire, quindi Mason gli segna un danno. Direi che ti sei tolto la condizione uomo morto. Vabbè, con minimo. E vedi che fondamentalmente tutti quanti gli altri vostri compagni fanno capannello lì e dicono: oh cacchio, mi stanno menando, è Cliff e Mason, ma gliela date prima lui? E ci sono gli altri due suoi sgherri che sono lì e dicono: Mason, ma tutto bene? Vedi che Mason si sta ripigliando, vedi che gli scende il sangue dal naso. Che cosa fate? Io afferrei il braccio di Cliff e correrei in una direzione opposta. Lo fai scappare via? Sì, cioè, è quello che... Sì, posso farlo. Dipende se Cliff vuole venire con te. Vedi che Damien ti sta... Io diciamo che io quindi... Io gli afferro il braccio e lo scattone per allontanarlo. Che fa? Sì, io saluto i ragazzi, faccio ciao, ho da fare. Quindi corre via fondamentalmente insieme a Damien. Sì, fondamentalmente sì. Ok, allora il 10 più dice che lui
a un momento di dove rimane bloccato prima di reagire, voi siete fondamentalmente già scappati via e gli ha dato una lezione. La gente non dirà più che sei un uomo morto, ma probabilmente si parlerà del fatto che hai menato il quarterback. Questa cosa potrebbe... Ma dovremmo chiaramente... per fuggire, no? Allora, sto pensando, perché in realtà la mossa delle shout physically dice che lui rimane momentaneamente esterrefatto prima di poter reagire. Ok, quindi dici, non c'è... In teoria, sì, allora, oddio... Sì, siccome potete comunque tirare per fuggire, è più interessante. È che in realtà... Sì, perché comunque lui vi verrebbe dietro, nel caso comunque. Perché nel senso, qua avreste potuto rincarare la dose, insultarlo o scappare via, quindi state scappando via. Tendenzialmente però farei tirare a... non so a chi far tirare qua effettivamente, direi a Cliff però, Perché okay. Del resto... Diciamo che sì, che loro cercano lui, però sì. Non sono io a tirarlo via, quindi è un po'... Sì, secondo me faccio comunque... Allora, perché tu lo hai strattonato via come per dire, è meglio che ce ne andiamo. Quello che è davvero che sta scappando via da qualcosa è Cliff, in realtà. Tu gli stai appresso. Quindi farei tirare Cliff, se tu vuoi effettivamente andartene. Tiri ancora volata, almeno uno. Sì, proviamo. Sette. Okay. Sette. Con sette sei in salvo, ma finisci in qualcosa di peggiore, causi una scenata o lasci qualcosa indietro. Ah, però aspetta. Scenata no, lascio qualcosa indietro. Uff, non credo di aver niente di interessante a parte i macarones. E qualcosa di più, qualcosa di peggiore. Per te i maccheroni sono qualcosa di importante da lasciare indietro, per Cliff? Se tu mi dici lascio qualcosa indietro, decido io che cos'è. Ah, ok, decidi tu cos'è. Sono qualcosa di peggiore. In tutti i casi scelgo che cos'è. Anche se la scenata, decido in che modo sì. La scenata è una scenata. Sì, beh, la scenata non mi sembra il caso. Intanto chiedo a Damien dov'è che lo porti correndo via, perché visto che è Damien che ti sta spintonando, faccio decidere a lui in che direzione scappate. Ora, la scuola è finita, quindi indicazione casa, però non so casa di chi. Anzi, beh, casa direi... di Cliff non sai dov'è, quindi... Sì, esatto, però magari direzione Mab, se fosse... Cioè, io so che Mab appare spesso nel bosco. Sì, direi di sì. Allora, direzione bosco. Ok, cioè lo faresti scappare nel bosco, quindi Cliff, decidi tu. Sì. Allora, qualcosa di peggiore. Ah, perfetto. Me la servi abbastanza facile. Sì. Quindi direi che, diciamo, in preda all'euforia dovuta un po' ai macaroni, un po' al pugno che ha tirato Mason, che effettivamente stava, magari a un certo punto stava cercando di inseguirvi, ma eravate già troppo lontani. Non capisci dove ti sta portando Damien e dopo un po' realizzi che ti ha portato nel parco, a Fall Creek Park. Riconosci gli abeti e il posto dove sei scappato già varie volte da casa, che infatti è anche lì vicino alla scuola, se vedete dalla mappa. E ovviamente sai se è un caso o se l'ha voluto fare apposta, però siete fondamentalmente lì. Immagino... ridendo per questa ragazzata che avete fatto. Quando realizzo però che sono nel bosco mi blocco. Rimani un po' teso, ok. Sì. Zed,
Come passerai il resto della giornata? Io non ho visto loro che scappavano verso il bosco, da dove ero? Direi di sì. Direi che quando ti sei congedato da Brandon, stavi tornando fondamentalmente a prendere la bici o andare a casa a piedi, ma penso in bici perché devi andare a farti tutta la città per andare al faro, hai visto un capannello di gente, hai visto Cliff che tirava un pugnone a Mason e poi che Damien e Cliff che scappavano. Volendo li puoi seguire senza problemi. Direi che li seguo, perché questa cosa che Damien era ancora con Cliff mi crea un po' di fastidio. Okay. È tutto il giorno che stanno insieme e quindi cerco di seguirli nel bosco. Ok, perfetto, perfetto. Allora, tu li segui nel bosco senza problemi. Cliff, tu realizzi che a un certo punto sei nel bosco di Mab e quindi dici che sei un po' teso, giusto? Sì. Cosa dite? Guardo Damien. Zed dico... non c'è ancora. Sì, guardo Damien e gli dico: perché mi hai portato qui? Io calaffanno, cioè con voce affannata mi giro intorno, dico: non lo so, mi sembrava un po' posto dove nasconderci da quei pazzi. Poi gli dico: comunque non me l'aspettavo quel pugno, è stato fantastico, e grido. Damien, tu li stai mentendo qui? Sì, gli sto mentendo, sì, su Mab, sì. Su Mab, ok. Tra l'altro, secondo me, visto che lo stai portando fisicamente lì, hai riattivato anche Dark Recruiter, eh? Se mi dici così, per me sta bene, però cioè, si attiva sempre ogni volta che faccio che... Vabbè, dici poco, cioè, cioè nel senso... No, voglio dire... Hai, sì, da, cioè, dici, se si attiva sempre, però insomma hai fatto due robe belle pese, che una è convincere uno a sì, mangiare vero, i concetti drogati della fata, il secondo è l'hai portata nella sua tana, nel senso, non è proprio facile. Hai ragione. Io direi di sì e fai anche... No, nel senso che a me sembrava tutto un'enorme situazione in cui lo sto portando, poi è vero. Ma sono due robe molto diverse, sì. Perché una gli hai fatto quello che ti ha chiesto, quest'altra era proprio gratuita, tendenzialmente, quindi... Mm-hmm. Tra l'altro, infatti, voglio capire perché l'hai fatto. Allora, in realtà l'ho fatto perché davvero pensavo che potesse proteggerlo, nel senso che se questi ci cercano e arrivano nel bosco e ci sta Mab, sicuramente non ci succede niente di brutto. Ah, ok, comunque perché sai che lei comunque ti ha protetto. Sì, però sì. Diciamo, ero cosciente che però... allora, io non so tutto quello che c'è stato tra Cliff e Mab. No, però l'unica so cosa che sai se, è che se... Mab l'ha chiamato mio figlio, eh. Quindi esatto, comunque sì, sai so che c'è quello, quindi, però esatto. Quello non mi fa pensare che c'è qualche screzio tra di loro. No, l'unica cosa che mi fa pensare che ci possa essere qualche screzio è il fatto che lei mi ha chiesto di dargli cioè senza dirglielo, quindi chiaramente sta facendo qualcosa, esatto, alle sue spalle. Ok, sì, ma infatti secondo me esatto, lo attivi 100%. E okay. Fai anche esperienza, quindi decidi che cosa fare di avanzamento. Nel frattempo, mentre voi siete lì, che appunto Damien dice, ma... in realtà, cos'è che hai detto? No, ma non è il primo posto che pensavo. Sì. Ok. È il posto, un posto, sì. Allora, no, prima dimmi, cioè, sei già all'avanzamento che vuoi, dimmi cosa fai. No, in realtà non glielo devo dire qua a letto. Ah, no, ok. Allora... scusa, solo una cosa, anche l'altro patto posso avere solo avanzamenti come mosse. No, se vuoi avere... c'è un avanzamento che prendi i patti rimanenti. Ah, ecco, sì, ho visto. Se prendi quello, sì, ti te li da tutti, tra l'altro. A tutti? I patti rimanenti. Allora penso solo che prendevo quello. Ok, sì, è un classico dell'infernale. Quindi ti sblocco fondamentalmente The Power Flows Through You, che alla cieca devi dare una stringa a Mab per avere più 2 a un tiro, prima di farlo. Numbing it out ti togli una condizione o 2 danni, e Uncanny Voices, che è molto interessante,
è quello che hai fatto prima, fondamentalmente con lo specchio, però con lo specchio hai dovuto fare guardare nell'abisso. Questo te lo dice subito. Sì. Gli dai una stringa, gli dici, ti dice un segreto di qualcuno, e qualcuno con cui stai parlando, e ti dice una paura, un desiderio segreto o una sua forza segreta, e scelgono loro che cosa. Ok. Allora, tu gli dici questa cosa qua, quindi gli hai detto no, ma in realtà non è un primo posto che pensavo. Come mai non gli dici la verità? Non so, mi sembrava che Mab volesse che gli guardasse le spalle senza rivelargli che... Cioè, mi sembra che non voglia che io glielo dica. Ok, tirami per mantenere... Però effettivamente non mi è mai stato detto, però non so, ho questa sensazione. Tirami più... Damien, questa sensazione. Tira pure più cold. Per cosa, scusa? Mantenere il controllo. Ah, ok. Tu cold hai meno 1. L'hanno fatto 12. Perfetto. Con 12 mi puoi anche fare una domanda e hai più 1 seguendo l'informazione. Domanda sulla situazione. Essere la situazione a questo punto ti chiedo, vabbè, te lo chiedo Damien, io come giocatore già lo so, però se effettivamente la relazione tra Mab e Cliff è tutto a posto, cioè se ci sono degli screzi da loro. Allora, fondamentalmente Sì. vedendo è facile intuirlo, perché vedendo la reazione di Cliff capisci che innanzitutto lui sa che quello lì è il territorio di Mab. E che non sono a posto per niente, perché lui sembra allerta. Hai più uno prossimo nei confronti di Cliff per questa cosa. Zed, tu li stai seguendo. Te ne frega qualcosa di non farti vedere, oppure hai paura che ti vedano? No, ho paura che... Cioè, sto cercando di seguirli di nascosto. Ok, hai paura che ti Sì, vedano assolutamente, fondamentalmente. perché sì, perché voglio capire cosa fanno. Mi sono anche ricordato che Damien mi ha detto di avere un segreto, e quindi ho pensato potessi capire qualcosa seguendoli, guardandoli Sì. senza farmi vedere. Tirami più cold, mantenere il controllo. Direi che hai anche il più uno prossimo su Damian, quindi hai più 3 addirittura. Ok, Quindi faccio 10 allora. perfetto, 10. Riesci a stare nascosto e puoi farmi una domanda sulla situazione. E ti do più uno nel seguire la risposta. Cosa mi chiedi? Ti chiedo se vedo qualcosa di strano guardando quello che stanno facendo loro. Nel senso, qualcosa di soprannaturale, ricordandomi magari qualcosa che avevo già visto e che non avevo. O su cui non, non, una cosa di cui non avevo fatto caso, magari quando era successo il discorso della bottiglia, e quindi ti Ah, già chiedo giusto, perché se vedo, tu l'hai se vedo. visto. Io Tu l'hai avevo visto nello intravisto sta specchio, cosa, sì. e lì per lì non ci avevo dato peso, però adesso lui mi dice che ha un segreto, quindi mi è tornato in mente. Ti chiedo se vedo qualcosa di soprannaturale. Allora, fondamentalmente, mentre sei nascosto dentro dei cespugli e dei tronchi di abete, vicino a te vedi che passa una figura sinuosa, è questa fata. Con questo vestito verde, gli occhi verdi fosforescenti, luminosi e questi ali da libellula, è chiaramente quella che hai visto. Si gira verso di te e facendo col dito di fare silenzio, mentre avanza silenziosamente verso Damien e Cliff. Ti si gira il sangue nelle vene e riconosci quello che hai visto nello specchietto retrovisore con cui ha avuto a che fare Damien. Ok. Damian, tu avevi tirato e mi hai chiesto, hai fatto 10, ok, perfetto. Quindi Zed è nascosto lì, stai guardando tutto. Cliff e Damian andate pure avanti. Zed, se tu vuoi intervenire, puoi intervenire, ma loro non ti hanno visto. Andate Ok. pure avanti. Io dopo la rivelazione che ho avuto, mi fermo e gli dico a Cliff, aspetta un momento, tu hai un problema con Mab? Dico, non voglio assolutamente vederla. Ma Tra l'altro è la prima perché? volta che qualcuno la cita oltre a te. Sì.
Ma tu come conosci Mab? Quell'essere è entrato, si è intrecciato nella mia vita in una maniera indissolubile, ma mi ha detto che eri tuo figlio. Pensavo che fosse ok per te venire qua, ma vedo da come hai reagito che hai paura. Perché? E io gli ho detto, e tu credi a quella bugiarda? E a me non ha mai mentito, non so. Non la conosco da tanto tempo. Comunque non è che le credo, lo sto chiedendo a te cosa è successo. Siamo al sicuro qua o è meglio che scappiamo? Io faccio qualche passo a retro e mi allontano da Damian. Z, Zed, diciamo, a tu? meno che non cerca proprio di scappare, non è che lo seguo, cioè, mi lascio il suo Zed, tu spazio. senti che Cliff sta emanando molta paura. Da una cosa che ti attira. Comincio ad avvicinarmi, però cercando di restare sempre nascosto nel limite del possibile e cercando di non fare rumore. Che intenzioni hai? Vedo ancora quella figura di prima, vedo ancora Mab io, anche se non so chi è, che è lei, Che insomma. cosa vorresti fare? Vorrei avvicinarmi a Cliff e dicendogli che c'è una creatura legata ad Amien e che potrebbe essere pericolosa cercare di mettergli ancora più paura. Ah, quindi vuoi Perché uscire io ho. fuori, vuoi proprio uscire allo scoperto per dirglielo? Perché sennò. Sì, diciamo che a questo punto esco fuori. Anche perché io non so che Mab è legata a Cliff, Sì, quindi tra l'altro se a tu ti me guardi in giro sempre. vedi che Mab è sparita. Ti ha fatto cenno di stare zitto, poi è sparita. E voi, Damien e Cliff, sentite quindi dei frusci, vi girate istintivamente verso il cespuglio e si sentono dei corvi che gracchiano, volano via ed esce Zed. Io praticamente mi lancio verso Cliff e gli dico, stai attento, Damien è legato a una creatura fatata o qualcosa del genere, qualcosa di soprannaturale, penso sia molto pericolosa, l'ho intravista prima. Tu lo stai proprio mettendo in guardia dicendo Sì, questo. sì, io sono convinto che lui possa aver paura di questa cosa perché non so che invece lui la conosce già. Tira per gelare Damien. Notare che non stai gelando Chris, stai gelando Damien. Perché sta girando Decidi. me? Cioè, perché Perché lui sta dicendo: guarda che Damien è pericoloso, è legato a questa cosa. cioè gelare nel senso di dargli una condizione negativa. Sta smerdando. Non sta Ok, smerdando Chris, sta smerdando te. Poi lascia perfetto. perdere che comunque Certo, nel sì. farlo sta anche alimentando le paure di Cliff. Però del resto quello che sta facendo è questo. Allora, tu avresti Cold 2. Sì, più 11, quindi 13. 13, ok, quindi Damien non ha condizioni. 13, quindi scegli una di queste. Damien perde una stringa su di te. Tu non puoi prendere una stringa su Damien perché lui ne ha, gli dai una condizione o hai più uno prossimo contro di lui. Avresti fatto tipo anche 14 perché hai seguito anche la tua fame. Diciamo che visto che ne ha tre, perde un filo su di me. Ok, effettivamente per te Damien è come se fosse stato un tradimento da parte di Zed questa cosa, perché ti sta smerdando così? Date pure avanti. Cioè, siete tutti e tre lì Io nel bosco. sì, io mi giro e gli dico: Zed, perché dici queste cose? Lo stai spaventando? E mentre lo dico, mi viene in mente l'immagine quella che ho avuto di lui con gli denti aguzzi che grignava. E mi fermo, diciamo.
non riesco più a parlare. Direi che Zed, tu percepisci che anche Damien ha paura. Cliff, tu effettivamente ti fa paura quello che ha detto Zed o no? E mi fa più paura Zed che quello che ha detto Zed, mi sa. Quindi vedi che Zed, tu percepisci che loro due hanno paura di te. È una cosa che comunque ti sta nutrendo molto. Però io devo approfittare di questa cosa allora. No. Perché sennò è un'occasione persa. O mi sto già nutrendo in a priori. L'hai assolutamente già fatto prima. Sì. Ok. Non... Quindi ho attivato anche la mossa sazietà? Ah già, giusto, scusa. Sì, scegli se fare esperienza, prendere più uno prossimo o fare guarire un danno. Prendo più uno prossimo, ma tiro bene stasera. Curo un danno, dai, visto che ho un danno. Ok, quindi effettivamente senti che questa paura che hai risucchiato al posto della carne, se sotto la garza che hai, in realtà si sarebbe completamente rimarginato il taglio. Ok. Damien ti ha chiesto, cos'è che gli hai chiesto, Damien? Chiesto perché si sta comportando in questo modo, sostanzialmente, perché sta cercando di terrorizzarlo. E io mi giro verso di lui e gli faccio... non so, a me sembra che sei tu quello pericoloso qui, sei tu quello che è legato a quella cosa che ho visto prima fra gli alberi. Mi ha fatto gelare il sangue nelle vene quando mi è passata vicino. Io scapperei. Hey. Scappi via? Sì, io tenterei la fuga. Non mi sento sicuro con questi due qua nel bosco. Non riesco a capire il loro discorso. Non riesco a capire se è tutto programmato. E quindi io... Vai, tirami per scappare. Tenterei di scappare. C'hai meno uno di volatile? Sì, devo cercare Discord, l'ho trovato. E ho fatto 4 meno 1, okay, 3. Quindi hai fatto 3, quindi fai esperienza, te la segno, tra un po' fai il tuo avanzamento e tu scappi nel bosco. Scappi, sì, nel bosco tra i rovi e gli alberi fitti, sparisci alla vista di Damien e Zed. E Damien e Zed, voi rimanete fondamentalmente... Non vi aspettavate neanche che fosse così veloce. È andato. E siete rimasti fondamentalmente da soli nel bosco. C'è questo gracchiere di corvi in lontananza. Cosa fa? Cosa vi dite? Io gli dico... ok, penso che ora è il momento di parlare di quello che sei. Il mio segreto, a quanto pare, già lo sai. Tu non c'è bisogno che mi dici che sei morto, non c'è bisogno che mi dici che ti hanno ricucito assieme. Queste cose le so già. Quello che non so è questa sete che hai, questa rabbia. Che cos'è? Io mi riferisco ovviamente all'immagine che ho avuto, che non so bene cosa sia, però sì, so che c'è qualcosa di ti ricordo, esatto. Comunque Zed, che è comunque è epilogo, quindi se vuoi puoi usarlo. Sì io quando mi dice so già che sei morto, so già che sei stato ricucito, per un attimo mi blocco e lo guardo e gli dico: come fai a sapere queste cose? Mi hai detto tu stesso, no? Che sono legato ad essere fatato. E per inciso, questo legame sì, l'ho chiesto io, ma ero quasi obbligato a chiedergli. Tornerai indietro? No, non tornerai indietro. Non ho detto niente, ti continuo. Io lo guardo e gli dico: ma questa creatura mi è sembrata
molto pericolosa. Come sai che una creatura del genere ti aiuta a prescindere? Non lo so, fino ad ora mi ha sempre aiutato, io ho sempre preso. Ora, per la prima volta, vedendo il terrore negli occhi di Cliff, ho avuto paura che di quando verrà a reclamare il conto. Allora io dico, quindi anche Cliff conosce questa cosa? Io pensavo di spaventarlo. A quanto pare ci sei riuscito. Io sì, la conosce, ma non pensavo che ne fosse terrorizzato. Ora è scappato nel bosco, non sappiamo dov'è, potrebbe essere in pericolo. Ma questo forse a te fa piacere. Praticamente l'hai costretto tu a scappare. Voglio capire una cosa, Damien, con che tono glielo dici? Lo vuoi gelare? Sì, tira per gelare. Sì. Non ero sicuro perché volevo capire se effettivamente... Ok, tiri più meno uno di cold. Poi volendo poi... Ho fatto 9, meno 1, 8. Sì, quindi è inutile anche prendere la... Spendere un filo, che arriveresti comunque a 9. Sì. Quindi innanzitutto Zed, puoi dare una condizione a Damien. Io posso dare una condizione a Damien? Sì. Intanto poi Damien, vabbè, poi immagino che scegli una di quelle. Io dico soggiogato. Ok. Da Mab, ovviamente. Soggiogato. Anche in questo caso è una cosa tra loro due, questo soggiogato. Allora sì, però comunque sì, però... Damien sentirà che potrebbe essere anche un po' vero, e questa cosa qua in qualche modo potrebbe anche diffondersi in un modo o nell'altro tra le dicerie a scuola. Mi date fondamentalmente l'assist per farlo? Ho già in mente un modo. E Damien, scegli una cosa dello shutdown. Ce n'è una facile. E più una prossima, no, non mi piace. No, dagli la condizione. Non lo concepisco. Dagli la condizione. Sì, quello sì. Spaventoso. O pericoloso. Sì, dai, dagli una condizione spaventoso. O forse anche inquietante. Inquietante. Quindi queste due cose qua effettivamente vi colpiscono. Quindi tu, Damien, effettivamente ti senti che sei soggiogato a Mab in qualche modo, perché hai fatto tutto quello che ti ha chiesto. E Zed, per la prima volta ti senti che quello che stai facendo effettivamente ti hanno visto come inquietante. Rispettivamente, come vi fa sentire questa cosa? Mi fa sentire sempre più in trappola, nel senso che io già sentivo che di stare a farmi debiti, ora è palese che forse quei debiti saranno sempre troppo grandi per essere ripagati. E Zed invece? Palese, insomma, ho già sentito. Io mi sento sempre più mostro e sempre meno essere umano. Che cosa fate? Andiamolo a cercare, riferendomi a... Ah, ok. A Cliff. Tu Zed vai con lui o fai altro? No, io gli dico, mi dispiace Damien, però questo adesso non è un mio problema. Cliff non è un mio problema, devo andare, ricordandomi che ho l'appuntamento con Brandon. Con Brandon è la sera,
Cioè non, ah, ok, non perché adesso faresti siamo tardi. ancora. Sì, no, ho immaginato Ok, che magari t'avesse ferito Damien, che quindi voleva andartene. Però in realtà non fai tardi per Ah, Brennan, ok, no. è Allora la se sera. non è. Allora se non faccio tardi per l'appuntamento, gli dico. Visto che siamo qui, forse è il caso di andare a cercarlo. C'è ancora quella tua padrona che gira nel bosco. Vi mettete a cercarlo? C'ho un sussulto quando mi dice padrona. Certo. Eh sì, io metterei a Ok, cercarlo. vi mettete a cercarlo. Infatti, Cliff, dove è andato? Cliff si è messo a correre nel bosco per scappare via, giusto? A un certo punto vai sotto una sorta di arco naturale fatto da dei rametti di due alberi che si incastrano e improvvisamente c'è una sorta di radura. C'è questo tramonto bellissimo arancione e tutto attorno ci sono delle tipo delle come se fossero delle rovine greco-romane. E seduta su una panchina di pietra, poco più avanti c'è una sorta di gazebo, anche quello di pietra, c'è Mab che è come se ti stesse aspettando. È seduta lì su questa panchina di pietra e dice: "Ah, il figlio del prodigo è tornato. Ti stavo aspettando qui." Sono spaventato a vederla, chiaramente non mi fa piacere, provo a raccogliere tutte le forze che ho e le dico, appunto dico, non mi fa nessun piacere vederti, non sono venuto qui di mia volontà. Lei abbassa la testa, triste, e dice: "È sempre triste quando un figlio se la prende con la propria madre." Tu non sei mia madre, devo Dice: "Va bene, non sono la tua unica madre, ma ti ho fatto un favore. Visto che continuavi a piagnucolare, ho voluto portartela qui." portarmi qui chi? L'altra tua madre. Si alza, ti dà la mano, ti tende la mano come per dire: "Vieni con me." Ok, non, ok. La seguo senza darle la mano. Ok. Che sensazione stai provando? Non sto capendo niente. Cioè, infatti chiede, ma hai portato qui mia madre? Lei inizia a incamminarsi in questo gazebo di pietra che c'è sullo sfondo al limitare della radura e avvicinando noti con un tuo orrore che dentro questo gazebo di pietra c'è una tecca di cristallo dentro cui c'è tua mamma che dorme. E ti dice: "Non è stato facile portarla qui. E devi ringraziare il tuo nuovo amico se sono riuscita a farlo, a portarti qui anche l'altra tua mamma." E le dico cosa avrei fatto? E sono pronto ad aggredirla quasi. E lei dice: "Te l'ho portata qui, solo che non voleva, quindi l'ho addormentata." Tu non hai nessun diritto a che diritto avevi a far del male a mia madre? Non l'ho fatto del male. E tu non volevi stare con lei per sempre? Sei difficile da capire, è difficile capire che cosa vuoi. Prima vuoi imparare a giocare con me, a rimanere con me sempre, poi invece vuoi tornare dall'altra tua mamma e adesso che le ho messe insieme tutte e due non ti va neanche bene, non ti capisco proprio. Io gli dico, sei un essere crudele, non potrai mai capire. Ma possiamo imparare a conoscerci?
Anche tu sei scappato dall'alta tua mamma e poi hai fatto pace. Puoi fare lo stesso con me. Sembra un po' triste. Spenderei il filo su di lei. Non ce l'hai, l'avevi già speso. Non ce l'ho più? L'avevi già speso prima per avere il più uno. L'ho già speso. Hai speso per avere il più uno. Sì, hai ragione. E quindi cosa vuoi da me? Te l'ho detto, di stare qua con me. Non posso stare qui con te per sempre, e neanche mia madre. Ma perché? No. Perché non è questo il nostro posto. E quale sarebbe il vostro posto? Sentiamo. Dall'altra parte? Nel vostro mondo di mortali? Tu non lo sei più, un mortale. Non per mia volontà. Sei tu che mi hai preso con l'inganno. E poi vai a dire che sei addirittura mia madre. Lei si avvicina a te e dice: io non ho ingannato nessuno. E ci sono delle cose che noi accettiamo senza volerlo. Del resto anche tu non hai voluto nascere e l'altra tua mamma ti ha fatto nascere. Eppure con lei non sei arrabbiato come con me. Perché dovrebbe essere diverso? Libera subito mia madre. Lei chiude i pugni, dice: no, se la libero non starei qua con me. Mi avvicino a teca e guardo mia madre. E sta dormendo in questa teca di cristallo. Sembra tranquilla? Sì. Mabbe ti si avvicina e ti accarezza la testa. Ovviamente tu puoi scostarti. Sì, mi scosto di sicuro. Non... E vedi che sospira e dice: tu proprio non vuoi stare qua, vero? Dico di sì. Lei piega la testa molto ferita e dice: e va bene, ti lascerò andare. Nascere e morire sono dei giochi per noi fate. Come ti ho fatto nascere, posso cambiare il gioco e non farti nascere più e farti tornare alla tua vita da mortale con una mamma sola. Poi sorride un po' inquietante e dice: ma voglio una cosa in cambio. Ecco, cosa vuoi in cambio? Portami qualcun altro come mio figlio. Ti lascerò andare, ma voglio qualcun altro da adottare. E ti dà la... E ti tende la mano per fartela stringere. Ok, le do la mano. Damien e Zed, voi trovate Cliff che sta tendendo la mano mentre è tipo seduto su un tronco cavo. Al nulla o a Mab? Al nulla. E Cliff, okay. Tu sbatti gli occhi e ritorni nella foresta normale, non sei più in questo paesaggio bucolico al tramonto. Dentro di te però sai di aver accettato. Vabbè, gli diciamo: ah, eccoti qua, che stai facendo? Andiamo, che è pericoloso. E...
mi alzo e sono un po' titubante nel seguirli, ma poi alla fine li seguo perché sono venuti a cercarmi e sono quelli che mi possono portare fuori, aiutare a uscire fuori dal bosco. Sì, il bosco è tornato fondamentalmente normale, ma immagino che nella testa di Cliff ci sono mille pensieri in questo momento. E sì, fondamentalmente tutti voi vi siete molto aperti in questo ultimo scambio e senza problemi uscite dal bosco. Come vi separate? Cioè, cos'è l'ultima cosa che vi dite e dove vorreste andare? Io comunque dico a Cliff tranquillo, faccio, non devi avere paura di me, nessuno qui vuole farti del male, e mi giro anche verso Damien, mi riferisco anche a lui. Beh, detta così mi fa un po', è un po', non riesco a credergli. Anche anzi, perché è tremendo inquietante, Zed. È inquietante. Quindi, mannaggia Damien. Quindi a retro, pronto a riscappare nel bosco. Io lo fermo, cioè, non lo blocco, però insomma metto la mano sulla spalla, lo fermo con compassione, mettiamo così, tranquillo. Sì, è un po' inquietante, ma quello che ha detto è vero, non hai nulla da preoccuparti da noi. Ah, anzi, forse io ho... No, vabbè, finisci? Mm? Finisci? Anzi, io mi sa che ho un problema molto simile al tuo. No, dicevo, sono anch'io intrecciato a Mab. Cliff, non so se si è persa la sottigliezza, ma comunque Mab ti ha fatto capire che è stato Damien a dargli l'assist per tua madre, eh? Ok, sì. Ok, perché non sentivo, si è perso un attimo il... Perché lei ti ha detto, e devi ringraziare il tuo nuovo amico se ho potuto portarla qui. Ah, ok. Quindi è chiaro che capisci che comunque Damien ci ha messo lo zampino in qualche modo, magari non è per te è subito chiaro come ha fatto, però Mabel lo ha detto. Ok, e io farei buon viso cattivo gioco. Quindi quindi farei finta di fidarmi di quello che mi ha detto Damien. Ok, e immagino che ognuno prende la propria strada. Dove andate? Ma io dopo tutto questo ho voglia di vedere mia madre, quindi vado al bar, dove non vado mai. Vai a salutarla effettivamente al bar. Zed, immagino che ti preparerai per Brandon. Sì, io vado a mettermi la polo e i pantaloni khaki che mi ha regalato. La polo, ok, più utile del previsto. E Cliff? E io andrei subito a telefonare a mia madre. Ok, quindi Zed, tornate fondamentalmente tutti a casa, tranne Damien che va al bar, al Harbor Café dove lavora la mamma. Sì. E... mentre c'è Zed che si sta cambiando e se ne sta mettendo i vestiti che ti ha regalato tuo padre Benjamin, lo vedi che a un certo punto ti passa anche lui in salotto, ti vede vestito così, ti guarda, vedi che è quasi commosso, rimane proprio lì impalato a guardarti commosso, proprio impalato. Vedendoti vestito con tutti i vestiti che ti ha dato. Ok, mi viene in mente le visioni che ho, mentre lo vedo così, mi viene in mente la visione che ho visto di lui col coltello sopra di me, e quindi diciamo che cerco proprio di distogliere subito lo sguardo e mi giro dall'altra parte, continuo a vestirmi e poi me ne vado.
Non so se farti tirare per mantenerti il controllo su di lui in questo caso. Forse sì. Perché hai paura che capisca che lo hai visto sotto occhi diversi. Ok. Quindi tirami più cool. Tanto hai cold più 2. Sì, 9 più 2, 11. Ok, perfetto. Effettivamente lui non riesce a mascherare la sottile paura che provi verso di lui. E mi puoi fare una domanda sulla situazione. Scusami, ti ho perso un attimo. Mi puoi ripetere quello che dicevo, hai detto? Dicevo che riesci a mantenere il controllo, quindi non tradisci la sottile paura che provi verso di lui. E puoi farmi una domanda su di lui, fondamentalmente sulla situazione. Ok. La domanda che ti voglio fare è... io posso chiederti se quello che ho visto nella mia visione è vero? Sì, sì. Ok. Cioè, allora, nel senso... allora, tu sai che è vero. Sì, ok. L'unica roba che non sai della visione è che non sai i dettagli, ma sai che è vero in qualche modo, anche solo simbolicamente sai che è vero. Ok. Allora quello che ti chiedo è se se effettivamente è stato lui, oppure se è solo come dire, se la visione mi ha fatto vedere la verità, nel senso, non so come spiegarlo, cioè, no, ho capito quello... ma so come risponderti. Fondamentalmente tu ti sei vestito con quei vestiti che ti ha dato. Lui ti sorride e ti dice: ti stanno benissimo. E se ne ritorna fondamentalmente nel suo studio. E quel sorriso che ti fa è un sorriso che hai visto soltanto un'altra volta, cioè allo specchio. È un sorriso da assassino. Sorriso da? Da assassino. Da assassino, ah ok. E si è chiuso nel suo studio dicendoti solo: ti stanno benissimo. Ok. E Damien, tu, beh, intanto che immagino che tu vai andare da Brandon o rimani lì? Zed, sì. Ah, scusa, no, vado da Brandon, ovviamente. Sto pensando solo a... mi sembra un po' inquietante questa cosa che lui sia così felice per il fatto che ho indossato i suoi vestiti. Sì, è sicuramente una cosa strana. Esatto, e pensando, cioè, mentre ho questa cosa che mi gira per la testa, esco di casa per andare all'appuntamento con Brandon. Sarà, può essere una buona cosa su cui guardare nell'abisso poi in futuro, effettivamente. Mm-hmm. Perché sicuramente ti suona strana. Damien, tu arrivi all'Arbor Caffè, dove vedi con somma gioia tua madre che sta bene, e anzi è... per lei ti dice: perché sei qui? Va tutto bene? Visto che non vieni mai a trovarla lì. Gli dico: sì, no, tutto bene. Avevo, non so, avevo voglia di venire qui, di vederti, di bere una Coca-Cola. E mi metto al bancone. E lei ti dice: sì, vabbè, mi fa piacere vederti. Pensavo che ti vergognassi di me. Ridacchia e dice: vabbè, siediti lì, ti prendo la coca io. Ti piazza il bicchiere davanti, va a prendere la lattina e vedi riflesso nel bicchiere Mab. E ti dice: hai fatto un buon lavoro, Damien? Sì, diciamo, non so se ho fatto bene a farlo, però. Non pensavo che tu terrorizzassi così tanto Cliff. Lei sembra un po' triste, dice: Cliff non ha voluto giocare con me, ma non è un problema, adesso è una cosa che è solo tra di noi, non ti devi preoccupare. Piuttosto, che cosa è che vuoi tu? Stasera solo passare questa sera qui in tranquillità con mia madre. No, intendo nel profondo del tuo cuore. Non avere più niente a che fare con te.
Lei dice: io ti ho. Non so se è string attached questo. Che cosa? Cioè, chiedi al Dark Power qualcosa che vuoi davvero. Il patto, diciamo. Perché sto vedendo uno specchio, sto parlando con lei. Ah, interessante. Tu volendo gli puoi chiedere effettivamente di rescindere il patto usando i suoi stessi poteri. Esatto. Allora, quello che succede, vediamo che sì. Funziona. Puoi chiedere al potere qualcosa che tu vuoi davvero, ok? Non voglio proprio più avere niente a che fare con te. È un loophole interessante da fata. Io ti darò un prezzo per avere quello che vuoi. E un'intuizione su come questa cosa andrà male. Se paghi il prezzo, sì. Hai quello che hai chiesto. Ok, allora, fammici pensare che non me l'aspettavo. Neanche io me l'aspettavo, mi hai chiesto tu cosa volevo. No, certo. Allora, tu quello che gli chiedi è: non voglio più avere, voglio togliermi toglierti dalla mia vita. Giusto? Sì. Esatto. Ok, allora. Sì, direi che ti dice: beh, tu con me hai un debito molto grosso. Io ho giocato un gioco molto pericoloso con te, ridando la vita a tua madre. C'è qualcosa che però che puoi fare e per me saremo pari. Portami un nuovo bambino. Un nuovo bambino da far nascere come mio. Perché Cliff non vuole più esserlo. È la stessa cosa che ho chiesto a lui. Potete collaborare. Ti sarà più facile farlo se ti aiuta anche Cliff. Tu portami un bambino da far nascere come mio e il nostro debito sarà saldato. Io dal contratto non devo dirti adesso di sì, giusto? Cioè no, devo, esatto, non devo assolutamente. No. Lei ti ha solo detto come fare per saldare il patto una volta per tutti. Okay. Ovviamente qua dice, quindi le dico... ti faccio intuire un twist di come sta cosa andrà male, che è, ovviamente si piglia sta persona. Certo, sì. E io dico, va bene, ci penserò. Non è una bella cosa quello che mi stai chiedendo, praticamente... Devo barattare la mia condizione con quella di qualcun altro, però ci penserò. Che è quello che ha chiesto Cliff, in sostanza. Esatto. Tu dici, ci penserò, e lei sparisce perché tua madre gli versa sopra la Coca-Cola e quindi sparisce nel nero del bicchiere. E Cliff, tu arrivi a casa tua e telefoni a tua mamma, giusto? Sì. E con tuo sommo orrore vedi che il telefono suona a vuoto. Sono un po' preso al panico. C'è mio zio lì? No, sta lavorando, sei a casa da solo. Quindi niente, provo a richiamare fin quando non risponde. Se non risponde, sì, direi che fondamentalmente tu chiami 2, 3, 4 volte, ogni volta arriva al trillo finale, poi cade la linea e chiuderei la sessione con Cliff che riattacca il telefono disperato dal fatto che sa che in realtà quello che ha visto è tutto vero, anche se ora sai una orribile via di fuga per ritornare alla vita che vorresti, e chiuderei la sessione qua se per voi va bene. Sì, sì. Perfetto. E ok, quindi questa qua era la seconda sessione di Monster Hearts a Seaside in Oregon, e ci vediamo per la prossima volta.